Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati. È il 13° appuntamento stagionale con Biancorossi, la trasmissione web dedicata interamente al Teramo Calcio. Vi ricordo che siamo in diretta su Twitch, Facebook e YouTube, su Twitch sul canale Biancorossi Web, su YouTube sul canale Biancorossi e su Facebook, sulla pagina Facebook Biancorossi, oltre che naturalmente su tutte le varie condivisioni. Vi ricordo che per poter interagire con noi potrete lasciare i messaggi proprio sotto le varie dirette su Facebook, sulla pagina originaria di Biancorossi. Sotto la diretta potrete lasciare i vostri messaggi, su YouTube nei commenti proprio alla diretta della trasmissione e su Twitch nella chat della diretta della trasmissione. Quindi potrete lasciare proprio i vostri messaggi, noi li leggeremo pian piano durante la trasmissione e naturalmente ci aspettiamo anche spunti per questa trasmissione da parte vostra. Tanti temi di questa sera, partendo dalla debacle, oserei dire storica, e poi parleremo anche di questo, del Teramo che perde 0-4 in casa contro il Cesena con tantissime assenze in casa biancorossa, però è pur vero che alla fine, insomma, questo 0-4 vedremo che purtroppo in negativo è un risultato storico per il Teramo. Non parleremo solo naturalmente di questa gara, la esamineremo naturalmente nel dettaglio proiettandoci anche verso la prossima sfida che sarà a Montevarchi domenica per il Teramo, ma parleremo anche di altro, perché insomma di temi ce ne sono tanti. Avremo modo quindi di parlare anche di altri temi proprio in questa trasmissione. Vi ricordo che si sta giocando un posticipo nel girone B, la gara è Pontedera-Reggiana, il risultato al 30° del primo tempo è ancora di 0-0. Naturalmente vi terremo aggiornati proprio sul risultato di questa sfida. Nella parte finale vi ricordo che avremo con noi il nostro cabarettista Gabriele Motizzate, ecco, lui ci faremo due risate, come suol dire, insomma, nella parte finale di questa trasmissione, ma avremo anche una clip di Amarcord, un po' come abbiamo fatto la settimana scorsa. La settimana scorsa vi abbiamo proposto il derby vinto dal Teramo contro il Giulianova per 2-1 con doppietta di Bruno Del Pelo. Tra l'altro la clip ha riscosso tanto successo proprio su internet con tante visualizzazioni. Siamo tornati indietro addirittura di ben 35-36 anni in quel caso. Questa sera torniamo al 1994, ma restando sull'attualità, perché sabato in un ristorante di Mociano Sant'Angelo si sono ritrovati i giocatori di quell'annata, della stagione 93-94, che vinsero il campionato di Serie D. Con vi annuncio e vi preannuncio un Pino Tortora Anchorman che dirige un po' proprio le riprese e i commenti di questa piacevole chiacchierata che si sono fatti i giocatori di quell'annata davanti a del buon cibo, e naturalmente abbiamo rimesso anche delle belle immagini di quell'annata, quindi restate con noi perché nella parte finale le andremo a vedere. Direi a questo punto di passare alla presentazione degli ospiti, che vediamo naturalmente in campo pieno. Eccoli qua, naturalmente riattivo i loro microfoni, visto che erano stati rigorosamente in silenzio proprio durante il mio preambolo e soprattutto durante la sigla e durante il countdown. Sono naturalmente tutti collegati, li vedo già in video accanto a me sullo stesso piano dello schermo. Trovo Umberto Sorgentone e Marco Pace, in basso il professor Elso Simone Serpentini, che saluto calorosamente, e il nostro Antonio Paoluzzi, opinionista insieme a Umberto Sorgentone di questa trasmissione. Buonasera a tutti e ben tornati. Mi fa piacere soprattutto ritrovare il professor Elso Serpentini, l'abbiamo avuto tra l'altro nella seconda puntata di quest'annata, eravamo ancora ad agosto sotto un caldo pazzesco, ora ci ritroviamo invece sicuramente vestiti un po' più pesanti perché il clima è sicuramente cambiato. Tante cose sono cambiate, insomma, rispetto a due mesi fa, insomma, la classifica con un campionato che ancora non iniziava, ma alcune cose non sono cambiate. Per esempio mi viene in mente che proprio in quella puntata con Elso Simone Serpentini fu la prima puntata che mettemmo in onda la famosa sedia dedicata virtualmente alla Teramo Calcio, che facciamo rivedere. Elso, come vedi, sono passati due mesi, ma purtroppo la Teramo Calcio qui da noi non viene, come vedi, è sempre vuota quella sedia virtuale. Ma io usai la tecnica, mi senti? Sì, 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 usai benissimo la tecnica della sedia vuota per la politica. Ah, ecco, quando, vedi? E tu la stai usando per lo sport, quindi... Vedi?
Eh sì, purtroppo le cose non sono cambiate. Vabbè, comunque noi, come vedi, le trasmissioni le facciamo lo stesso con degli ottimi ospiti come te, come i miei compagni di viaggio in questa annata. Allora, io direi di partire proprio da Elso Simone Serpentini. Poi ho anche una piccola clip da farvi vedere a proposito di sedie vuote, di trasmissioni che nessuno vede, e poi tra poco vi farò vedere qualcosa. Però ripartirei proprio dalla sconfitta, dal dato storico di questo 0-4, perché Elso Simone Serpentini è lo storico del calcio teramano. Io accanto a me qui ho i tre volumi della storia del calcio teramano e ieri sera, anzi sabato sera, ho passato l'intera serata per cercare di trovare l'ultima sconfitta con più di 3 punti di scarto in casa del Teramo. Beh, caro Elso, i tuoi tre volumi in totale fanno 1900 pagine, ne ho dovuto sfogliare 1700 partendo proprio dalla Difatti io non fine. ci ho provato per niente perché sapevo e contavo che lo facessi tu. Sono dovuto tornare indietro fino al 1946, pensa un po', 75 anni fa. Io adesso faccio vedere una grafica perché ho ricostruito proprio le sconfitte più pesanti in casa del Teramo Calcio. Bravo, bravo. La facciamo vedere questa grafica, eccola qui, sconfitte del Teramo, e la mandiamo in onda. Eccola qui, è prontissima. Metto in pausa così è anche più facile fermarci a vederla. Allora, l'ultima sconfitta maturata con più di 3 gol di scarto casalinga del Teramo è quella datata 27 ottobre 1946. Di Teramo. questa, di questa poi ti vorrò dire qualcosa. Posso Perfetto, dirti questo è qualcosa? l'esordio nel campionato di Serie C del Teramo, perché fu la prima esperienza nel campionato di Serie C del Teramo, 0-6 contro la Sammettese. Il campionato partì a ottobre, il 27 di ottobre, tra l'altro è il primo vero campionato del dopoguerra, perché l'anno prima si provò a fare un campionato che fu molto sfilacciato nell'andamento, con gare saltate, rinviate, insomma si veniva proprio da qualche mese dalla Seconda Guerra Mondiale che era finita da poco, e questo fu il primo vero campionato con, se non vado errato, ho letto bene sul tuo libro, in questo primo campionato di Serie C che partecipò il Teramo partecipò perché misero dentro tutti i capoluoghi di provincia, in 15 gironi addirittura di Serie C. Questa quindi fu la sconfitta più pesante casalinga del Sul Teramo. libro c'è scritto pure perché perdemmo così. E dopo me lo spiegherai tu, allora. Io non mi sono soffermato sui dettagli, poi ce lo spiegherai tu. La seconda sconfitta più pesante è addirittura anteguerra, risale al 5 dicembre 1937, quando il Teramo Calcio si chiamava Interamnia Anconitana 05. Quel campionato era il campionato di prima divisione Abruzzo, Marche e Dalmazia, perché c'era anche la Dalmazia in quel periodo che faceva parte dell'Italia. C'era Zara come squadra in quel campionato contro la quale giocò anche il Teramo, e perse 5-0 contro l'Anconitana. E poi arriviamo ai giorni nostri, perché dopo 6 gol di scarto, 5 gol di scarto, arrivano i 4 gol di scarto, lo 0-4 con il Cesena di sabato, che quindi è la terza sconfitta più pesante in casa nella storia del Teramo Calcio, insieme a una partita giocata tra l'altro di Capodanno, il 1 gennaio del 1939, sempre l'Interamnia contro il Pescara 2, perché in quegli anni c'erano le seconde squadre delle squadre che partecipavano a campionati maggiori. Pescara e L'Aquila stavano in Serie C, in prima divisione c'era il Teramo che riuscì a perdere 5-1 in casa contro il Pescara 2, contro la seconda squadra. Elso, come vedi, insomma, è stato purtroppo raggiunto un dato negativo storico contro il Cesena, la terza sconfitta più pesante casalinga nella storia del Teramo Calcio. Questo che dispiace molto proprio per questo dato storico. D'altro canto ci sono anche delle somiglianze, perché io sono convinto che la partita sia stata persa 0-4 per degli errori tattici dell'allenatore, e anche il 27 ottobre del 1946 si perse con un punteggio così largo per un errore tattico dell'allenatore, il quale proprio nella prima partita di campionato mandò in campo dei giocatori passando dal metodo al sistema, o viceversa, adesso non ricordo, sul libro c'è scritto, e quindi i giocatori presero 6 gol perché non avevano mai giocato con la nuova tattica di gioco, e quindi, come mi ricordava Lucio Standoli,
la squadra si trovò completamente sbandata in campo e l'attacco avversario fece gol quando voleva, perché il sistema difensivo era tutto diverso da quello che i giocatori avevano conosciuto. Vedi un po' se era sistema metodo o metodo sistema. Perché Allora, io posso controllare sul tuo libro, quindi ce c'è l'ho qui, scritto. quindi lo posso controllare. Vedi Sì. nelle note c'è scritto che si Vedi? passò da un metodo all'altro, ma non ricordo adesso, non farmi fare figura con Lussi, Adesso ci andrò, però con Valbrune e con tutti i tecnici. Io non me lo ricordo se fu dal metodo al sistema o viceversa. Il Adesso doppio io. VM, ti ricordi la doppia Sì, VM? ricordo, ricordo. Io ci ritorno al 27 ottobre del 1946, però eccolo qui il libro, ce l'ho già Sì. pronto. Però nel frattempo andrei da Marco Pace, mentre io Certo. intanto vado a spulciare il libro, perché ci deve parlare un po' dei temi della vignetta, no? Quindi insomma, in apertura lo spazio è giusto dedicarlo anche al nostro Marco Pace. Marco, buonasera. Allora, i Intanto temi io della vignetta. sono buonasera a tutti innanzitutto e sono contento quando c'è il Simone Serpentini perché lo considero un padre spirituale per me. È Non solo colui che tuo, è mi ha anche mio a aiutato livello per tanti, televisivo, no? Quindi non sì, solo per tuo. tante battaglie, insomma, una delle ultime, le gigantografie tolte dallo stadio, insomma, e quindi È vero. ogni volta che lo vedo per me mi illumina d'immenso. Quella è una battaglia che abbiamo ancora perduto, ma dobbiamo almeno pareggiare. Sì, ancora sono lì al Parco della Scienza, dovremmo Però vedere una sistemazione più idonea. quasi un pareggio, ma la dovremmo vincere. E poi, insomma, questa vignetta mia è di stretta attualità, perché insomma, noi parliamo sempre della partita giocata e io comunque do sempre delle indicazioni un po' sotterranee e dico sempre la parola chiave che è Conti. Non Conti. Bruno Conti, non No, Bruno Conti, no, Conti, Conti. io pensavo fosse Waterloo. Beh, Ah, ecco. io avevo scelto un'altra parola chiave, però Andrea me l'ha vietata perché era No, troppo. vietata no, ho detto No, forse no, 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 Bruno no, 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 Platini, dice. perché questa volta lo so, li conosco i contenuti No, della vignetta, me li hai era svelati troppo. questa volta. Era troppo evidente, insomma, quindi l'avrei svelata con la parola chiave, quindi Andrea non mi andava. Censore, Andrea No, 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 assolutamente no, no, no. no, no, abbiamo discusso. Già ho Gabriele Motizzate che mi dice che lo vado a censurare sulle E io parolacce, pure a quindi quello mi riferisco. ecco. Bravo Noi Lalola. Elso, caro Elso, abbiamo un bel gruppo su WhatsApp e ci consultiamo, cioè, viviamo questa settimana prima della trasmissione in maniera splendida con Umberto, Antonio, quindi Meno siamo dopo le partite. sempre attivi, siamo molto Meno dopo attivi. le partite, meno. Intanto vi dico che in questo momento ha segnato il Pontedera, Pontedera 1, Reggiana 0, quindi in vantaggio il Pontedera contro la Reggiana quasi allo scadere del primo tempo, quindi Poi 1-0 in spero che rigore del Pontedera. Umberto Elso, io allora ho ritrovato questa partita, Teramo San faccia vedere Benedettese qualcosa. 0-6, il primo tempo era finito 0-3, ci sono delle note che secondo me accomunano molto la partita, questa partita 0-6 a quella della Teramo, Te l'ho persa contro il detto, Cesena. io non Ti l'ho dico rivista, ma te subito, l'ho detto. esordio peggiore in Serie C per il Teramo non poteva esserci. La Sambenettese passa al comunale a vele spiegate, con un punteggio che ha del clamoroso. I teramani, Ginaldi II e Di Pietro, colpiscono un palo ciascuno. Anche ieri il Teramo ha preso un palo, una traversa. Quindi, insomma, bene o male ci stiamo, ci avviciniamo. Il portiere biancorosso De Simone ha sulla coscienza almeno 3 gol. Io vorrei chiedere a Umberto Sorgentone quanti ce ne ha Tozzo sulla coscienza. Ma Umberto, lo sai il soprannome di Simone qual era? Peponz. qual era? No, Umberto, Tozzo, quanti ce ne ha sulla coscienza? De vabbè, no. Simone ce ne aveva avuti 3 in quella partita. Io non so, quella partita non ero ancora nato, quindi 75 anni fa. mi attengo alla ricerca storica del professore, che sicuramente sarà stata certosina e accurata, quindi il suo resoconto è senz'altro veritiero. Quando tu perdi 4-0, onestamente dare la responsabilità ad una sola persona mi sembra quantomeno ingeneroso. Tu hai fatto vedere i ricorsi storici, questa è una sconfitta storica perché comunque 4-0 in casa, io ricordo fuori casa 4-0
a Sant'Arcangelo, ma comunque no, fuori casa ci sono stati anche punteggi peggiori. Io ricordo anche un 6-1 a Pesaro, segnò Moncada l'ultimo gol sul gol del 6-1 con qualcuno che in fase di commento urlò anche di gioia per questo gol al 90° del Teramo dopo che ne aveva subiti 6, però finì 6-1 quella partita. L'ottimismo è il profumo della vita, diceva il poeta, ma al di là di questo è chiaro che se tu leggi 4-0 il tifoso non può che essere preoccupato e anche un tantino arrabbiato, per usare una parola educata. Però poi devi analizzare anche le situazioni, secondo me, per poter fare un'analisi più dettagliata. Comunque, se tu rientro, Andrea, che non fastidiosissimo. Eh sì, ecco, non so se qualcuno ha qualche audio accanto, un monitor, un televisore o qualche... Non so, perché c'è infatti un rito... Allora, adesso provo ad escludere dal... Ma penso di essere io, penso di essere io. Ah, se può essere un po' abbassato perché... Adesso lo escludo, adesso lo escludo. Perfetto, grazie Elso. Dicevo però nell'analisi di questo 4-0 vanno valutate anche le situazioni oggettive. Intanto, secondo me, comunque ad oggi il Cesena è più forte di noi. Al di là dei 4 gol, lo dice la classifica, lo dice il suo score in trasferta che avevamo anche ricordato prima della partita. E poi comunque il Teramo era in formazione largamente rimaneggiata, e quindi questo conta, perché non c'è né l'11 iniziale, non c'è i due migliori e neanche i cambi. E poi comunque il Teramo, io ho cominciato a vedere la partita dal 20° del primo tempo, perché prima stavo giocando il derby sugli spalti, voglio dire. Tu l'hai vinto il derby, Noi l'abbiamo vinto con fatica, ma l'abbiamo vinto il derby. La frazione che batte il capoluogo, parliamo di Atria Fontanelle 0-1, ok? Sì, lo ricordiamo. Sì, vabbè, questo. E quindi sono arrivato un po' in ritardo, però da quello che ho cominciato a vedere, poi ho visto anche gli highlights del periodo che mi sono perso, il Teramo comunque sullo 0-0 ha avuto le sue occasioni, così come le aveva avute il Cesena. Basti pensare che comunque c'era stato poi l'occasione di Bernardotto, che è stato fermato per fuorigioco, che onestamente io ho avuto anche l'impressione che la palla sotto la traversa si fosse insaccata, però poi c'è stato il fuorigioco, quindi ha vanificato tutto. Poi c'è stato quel bel tiro di Malotti prima del gol che abbiamo subito, e lì è assurdo prendere un gol in contropiede su un calcio d'angolo. Di solito i gol noi li prendevamo sul calcio d'angolo degli avversari, stavolta siamo riusciti a prenderlo sul calcio d'angolo nostro. Poi dopo 2 minuti abbiamo... No, quello sul calcio d'angolo loro l'abbiamo preso pure. Quello pure, quello c'è pure. Lo abbiamo preso sul calcio d'angolo. Il quello quarto. Non manca mai. E siamo già al terzo gol sul calcio d'angolo, poi ne parleremo anche di questo, perché difendere a zona, tra l'altro con giocatori che fisicamente non sono neanche eccessivamente possenti, insomma, poi questi rischi ci sono di prendere gol. Vabbè, lì comunque si ferma l'azione, si fa il famoso fallo tattico e basta. Comunque voglio dire, poi abbiamo preso anche il 2-0 e lì virtualmente la partita è finita. Poi la squadra ci ha anche provato nel secondo tempo, ha avuto anche qualche occasione, poteva anche buona, poteva anche riaprirla. È chiaro che poi quando tu ti devi scoprire per cercare di riaprirla e gli altri poi sono bravi a giocare che il contropiede, è normale poi che ti fanno gol. La critica dove può essere, che ho sentito, ho letto, ma probabilmente dice, se il Teramo non se la fosse giocata a viso aperto, sì, si poteva pure fare il trenino davanti alla porta e sperare di non prenderlo. Io sono sempre per giocare solo a viso aperto, perché tanto se tu fai il trenino e perdi 1-0 o perdi 4-0, sì, per il morale conta, però alla fine sono sempre 0 punti. Io preferisco che anche perché se una squadra ha determinate caratteristiche non la puoi snaturare del tutto e farla diventare una squadra più difensiva. Io ripeto, il risultato non può farmi felice, e neanche posso dire da tifoso che la squadra ha giocato bene, perché se ha giocato bene e ha preso 4 gol è evidente che sto dicendo una fesseria, no? A volte sento allenatori che dicono la squadra ha giocato bene, ha preso 4 gol, non hai giocato bene. Io dico soltanto questo, che comunque il Cesena si è dimostrato essere più forte di noi, e questo è innegabile, e poi che comunque ho apprezzato l'impegno dei giocatori che anche sul 2-0, quando la partita era virtualmente chiusa, hanno provato comunque a giocare, non si sono rassegnati, quindi ho apprezzato l'impegno. Probabilmente non sono queste le partite che noi dobbiamo vincere per arrivare alla salvezza. Io mi arrabbio se perdiamo con la Vis, capisci, con l'Imolese, che sono squadre alla nostra portata. Il Cesena oggi come oggi non è alla nostra portata, non lo è ancora di più considerato che eravamo largamente rimaneggiati, per cui una sconfitta era tra virgolette quasi prevedibile, poi forse non
nelle dimensioni, però dobbiamo ricominciare. Ma questo vuol dire che cosa? Che nonostante si veniva da 5 risultati tutti consecutivi, la classifica è sempre quella è. Quindi questa è una squadra che si deve salvare, niente voli pindarici. Domenica, sabato, non so quando si gioca, non ho visto ancora il calendario. Giochiamo col Montevarchi, è una partita difficile, ma comunque sulla carta più la nostra portata. Sono queste le partite che noi dobbiamo cercare di far nostre. Allora, io amplio il discorso anche con alcuni temi che hai tirato fuori tu, con Antonio Paoluzzi. Ripartendo proprio da questo, dal discorso che facevi sul discorso di giocarsela o non giocarsela la partita, io vorrei tornare indietro alla passata stagione. Ricordo due partite contro la corazzata Ternana. Paci decise di giocarsi tutte e due le partite, quel Teramo si giocò tutte e due le partite. In entrambi i casi riportò a casa, mi sembra, tre reti alla fine, le perse tutte e due, 3-0, 3-1, insomma, praticamente le perse tutte e due. Io credo che quando c'è sulla carta una squadra nettamente più forte, come era il caso della Ternana l'anno scorso, poi veniamo magari al parallelo con il Cesena di quest'anno. Giocarsi la partita è quasi fare un favore all'avversario, ovvero io ti do il vantaggio di giocarmela, di non chiudermi, di non fare la barriera, di non giocare con il classico catenaccio all'italiana che ha fatto vincere tanto all'Italia nel corso degli anni, e a quel punto ce la giochiamo. È chiaro che però nell'arco di 90 minuti i temi tattici, la superiorità prevale probabilmente giocandosela 1-1. Questo per la partita con la Ternana, ancor più nella partita con il Cesena, perché il Cesena di quest'anno è una squadra che punta a vincere il campionato, ma nel Teramo mancavano anche 8 giocatori. Allora, forse una linea Maginot lì dietro per cercare di portare a casa lo 0-0, un po' con il classico gioca la Valbruni, ti chiudi lì, poi alla fine ci puoi riuscire a portare a casa lo 0-0. Se va male, hai fatto come se te la sei giocata, perché alla fine giocando l'hai preso 4 gol. Se non te la giochi, magari puoi sperare alla fine di portare a casa uno 0-0, addirittura vincere in contropiede. Cioè, a me ha fatto specie vedere un Teramo prendere i gol in contropiede con il Cesena. È il Teramo che doveva fare gol in contropiede con il Cesena, secondo me. Antonio, tu che ne pensi? Tu che sei un profondo conoscitore del mondo tattico, cioè un allenatore a volte può cercare di variare anche l'atteggiamento tattico di una squadra. Ma sicuramente, però io non so, io ho sentito l'intervista di Guidi prima della partita, il sabato, il venerdì, durante, prima della partita, dice: noi non possiamo snaturare la nostra natura, Ma detto lì sta nella proprio. bravura del tecnico, cioè No, ha detto però, no, se ci la sono cosa è delle strana. difficoltà tu No, snaturi, la no? cosa strana è Devi una questione, adattare. un'altra. Io non posso snaturare la mia natura e poi scendo in campo con un 5-3-2, non con un 4-3-3. Allora, delle due l'una, o non vuoi snaturare la tua L'ha natura. snaturata perché ha fatto un altro modulo. Appunto, hai fatto un altro modulo che fino ad oggi non avevi mai presentato a Teramo, un 3-5-2, anzi un 5 o 5-3-2, come si vuol dire, nel senso, o se due esterni bassi si alzano sono un 3-5-2, se stanno bassi un 5-3-2. Però ha snaturato la natura del Teramo, cioè come gioca il Teramo con il 4-3-3. Quindi questo già mi ha dato una perplessità quando ho visto la formazione in campo e come era stata schierata. Poi, non so se a voi, a me ha dato questa impressione vedendo la partita in televisione. Il Teramo mi ha dato un'impressione fin dall'inizio di una squadra inerme nei confronti del Cesena. Pur come ha detto giustamente Umberto, ha detto sì, all'inizio abbiamo avuto le nostre occasioni, abbiamo avuto le nostre giocate, però non ti dava l'idea, l'impressione della squadra che abbiamo visto nelle partite precedenti, che aggredisce nella metà campo avversaria la squadra avversaria, non li fa risalire immediatamente, li tiene. I primi tempi del Teramo sono stati, fino a prova contraria, sempre stati connotati da una grande intensità. Io appena ho È visto la una partita, partenza i primi dieci, forte, sì. è una partenza forte e grande intensità. Io i primi 10 minuti, un quarto d'ora, 20 minuti, non ho visto questa grande intensità da parte del Teramo. Quindi là già mi sono preoccupato un po', conoscendo anche il valore del Cesena, calcolando le 8 assenze che il Teramo aveva in ruoli fondamentali, una difesa a tre mai vista fino adesso a Teramo e mai provata in partita. Poi può essere che in allenamento il mister la provi sempre. Io non l'ho vista in partita questa difesa a tre mai fatta dal Teramo. Io vedi Quindi a avevo già conforto di delle. quello che dici tu della partenza forte, faccio vedere che degli 8 gol fatti dal Teramo, 5 sono stati fatti nella prima mezz'ora di gioco, 3 dal primo al quindicesimo e 2 dal sedicesimo al trentesimo. Sì, anche perché come abbiamo sempre detto, le squadre di Guidi partono il primo tempo, io dico in gergo, a sfiatare, cioè baricentro alto, pressione nella tre quarti di campo avversaria, li metti là, pressi a tutto campo, chiudi le linee di passaggio e cerchi di tenerli là. Quello che non ho visto nei primi 20 minuti, mezz'ora contro il Cesena, anche
anche perché con una difesa a 3 stai più basso rispetto a una difesa a 4 più alta. Il Teramo ha fatto fatica a centrocampo sia a interdire le linee di passaggio, perché aveva un centrocampo inedito, perché non c'era né un corridore né un Cosu, mancava Rigoni, che è l'unico che costruisce gioco al Teramo, è quello che ti può ribaltare più velocemente l'azione, quindi è andata anche in difficoltà sotto questo aspetto. E poi ripeto, una difesa che io non ho mai visto del Teramo, mi ha lasciato perplessità sin dall'inizio. Quindi mister dice il venerdì: non snaturiamo la nostra squadra, non voglio snaturare la nostra natura, poi cambi modulo e atteggiamento anche in campo, perché non si è visto il primo tempo il Teramo che le piace i primi tempi. Neanche un atteggiamento con una maggiore attenzione difensiva, un po' quello che dicevo io magari l'ho detto in maniera eccessiva, cioè classico catenaccio, però è chiaro che una maggiore attenzione alla fase difensiva nel momento in cui sei nettamente inferiore rispetto all'altra squadra forse ci sarebbe dovuta essere, Andrea, cosa che non si è vista. Andrea, no? Scusami, non è che quando sì. Una squadra entra in campo si adotta un modulo diverso, pensa di non avere disattenzione in difesa, non è che lo fai scientemente, quello è come si mette la partita. Cioè io penso che dobbiamo ricordare ma il Teramo in partita non c'è stato mai, al di là di quella prima mezz'ora ha provato a fare qualcosa, poi è finita lì. Però il Teramo aveva una squadra largamente rimaneggiata, ok, e questo è un dato di fatto. Quindi esatto. Qualsiasi squadra quando è rimaneggiata, anche abbiamo sempre detto, e Antonio lo dice dal mese di agosto, che è una squadra tra virgolette corta, che non ha comunque anche dei ricambi all'altezza, perché sono tutti ragazzi, non per sminuire, ma perché comunque sono ragazzi, l'abbiamo sempre detto, giochi contro una squadra che al momento è tra le più in forma del campionato, perché si è visto. E ripeto, io non ho visto i primi 20 minuti, quindi lì ho detto prima che... Però la prima parte è stata la migliore parte del Teramo, diciamo, ecco, però, no? la partenza, dire, sì. Però i dati sono dati, prima che il Cesena segnasse ha avuto un'occasione, poi c'era stato un tiro di Bois alto, c'era stata l'occasione di Bernardotto, poi il tiro di Malotti. Se il tiro di Malotti sì, però, entra... Umberto, ah no, aspetta, no, sì. Non insegnere l'anno scorso... No, non mi insegni, va bene, non me lo insegni. Parlavi... No, non ti insegno io, non ti insegno niente, okay. Non ho da insegnare. Elso mi ha insegnato a scuola, Elso mi insegna. Lui è un professore, giustamente insegna, io non lo sono. L'anno scorso, ricordo bene la partita di ritorno con la Ternana, tutti lodarono nel girone il Teramo, perché dissero... è forse l'unica squadra che se l'è giocata alla pari con la Ternana, ha messo paura la Ternana, perché tutte le altre, quelle che si erano chiuse, comunque avevano perso ugualmente. Noi almeno abbiamo non fatto sempre, non sempre, perché ci sono squadre che hanno fatto il catenaccio contro la Ternana e hanno portato i punti sì, a casa. Quante partite non ha vinto la Ternana su tutto un campionato? 4, 5, 6, è chiaro che ci stanno, le puoi vincere tutte. Io parto da un presupposto, Umberto, io parto da un presupposto che quando la differenza è netta tra due squadre, sulla carta, ma ancor più quando ti mancano 8 elementi in una rosa che già è striminzita di sua, Andrea, tu non puoi giocarti la partita, credo, perché anche con la Ternana tu facessi una partenza sparata nella partita di casa, ma anche quella a Terni, passasti pure in vantaggio con la Ternana, ma dopo la differenza tattica e di giocatori si vede nell'arco dei 90 minuti, ti passa sopra come ha fatto la Ternana. Ma la Ternana è passata sopra anche a squadre che hanno fatto il catenaccio, voglio dire. Cioè, ti ripeto, il calcio è fatto anche di episodi. Se il Teramo va in vantaggio sul tiro di Malotti e poi, l'ho detto prima, abbiamo preso il gol sullo stesso calcio d'angolo, dopo 2 minuti abbiamo preso il gol su un errore anche nostro di difesa, perché è sul primo palo, ok? Tu in 2 minuti hai preso un gol. Sfido qualsiasi squadra, anche di Serie A, la migliore del mondo, in 2 minuti, dopo che hai avuto 2 occasioni nitide da gol, prendi 2 gol in 2 minuti su 2 tuoi errori. Non credi che sia stata una disattenzione prendere gol dopo 2 minuti? Cioè, io non credo che sia un fatto casuale. Cioè, se tu hai preso gol dopo 2 minuti, qualche colpa ce l'hai, no? Ma ti ho detto che sono stati nostri errori. Specialmente sul secondo gol, la palla ce l'ha in protezione. Il nostro difensore va per colpirla, non la prende. Carlone Ilari in sacca, che cioè 2 volte ci ha provato, alla fine non ha potuto farlo di metterla dentro. Insomma, questo ti voglio dire. Però nel discorso generale, io parlo per me, per la mia idea, che secondo me persa per persa quella partita, perché comunque dentro di te sai che è difficile portarla in porto. Io ci persa provo per gioco persa, se mi chiudo non so se la perdo, se mi chiudo. Magari se faccio pure il golletto in contropiede. Ci sono signori allenatori che non hai giocatori per chiuderti, non hai giocatori per chiuderti, perché tu hai un centrocampo a 3,
c'aveva un centrocampo a tre dove nessuno dei tre è bravo a fare la lettura preventiva del passaggio, che significa che se tu fai caso ai gol che abbiamo preso alle ripartenze, sono tutti tagli di esterni loro dietro la linea difensiva, il centrocampo tutto era assente. Quindi tu puoi mettere pure 5 giocatori davanti alla difesa, ma se non c'è la copertura del centrocampo, prima o poi ti bucano perché la difesa si deve allargare. Purtroppo noi non abbiamo avuto la copertura da parte del centrocampo perché abbiamo giocatori che non abbiamo il Gattuso della situazione, non abbiamo altri giocatori che hanno delle caratteristiche. E che mancavano, ieri, e che mancavano pure, no? Ma appunto, tipo Arrigoni, sì. tu il catenaccio, il cosiddetto catenaccio, il verrù, come ti chiamano, lo puoi anche fare, ma come diceva Antonio, se tu imposti come tuo... come ti posso dire, come tuo metodo di gioco quello, cioè di stare bassi, di far salire gli avversari come fanno anche tante squadre in Serie A, no? E poi di ripartire in contropiede con due tocchi, quello ci sta, è una tattica. Lo stesso Conte cosa fa dagli europei in poi? Conte c'ha una difesa arcigna, prende palla, l'anno scorso con l'Inter ha vinto lo scudetto, palla a Lukaku velocissimo, gol, e quella era la sua tattica, no? Però devi avere due giocatori fondamentali, chi ruba i palloni e chi verticalizza subito. Ieri il Teramo in campo non aveva nessuno, perché mi sembra che in attacco quest'anno qualche problema ce l'ha anche il Teramo in attacco, no? Quindi Andrea, quella partita, secondo me, io ti dico la mia, secondo me se io fossi allenatore, sapendo che, ragionando di calcio, che mi mancano giocatori, cioè se ne è più forte per una serie di circostanze, probabilmente la vado a perdere, allora ci provo, magari faccio il golletto, poi in contropiede ci gioco io. Però ti ripeto, noi abbiamo giocato contro una delle squadre che è più io credo forte che in questo qualsiasi momento. Allenatore che ha una squadra forte parroso. Punta ad avere contro un avversario che non si chiuda, che ti lasci giocare, perché se sei superiore alla fine in qualche modo la partita dalla tua parte la riesci a tirare, se invece non ti chiudi detto. Le grandi squadre soffrono. Io vorrei sentire anche Elso, perché Elso ancora non lo sento per niente sulla partita e so che l'ha vista. Sentiamo anche un giudizio suo. No, io la partita non l'ho vista perché ero impegnato nella presentazione di un libro a Giulianova. Uh-huh. E ogni tanto sbirciavo il telefonino per vedere il risultato, fino al 30° ho visto 0-0, insomma. Poi a un certo punto mi ha scritto 2-0-2 è finito. E io poi ho invidia, quando sento parlare questi allenatori o che si intendono di calcio, Sorgentone, Paoluzzi e anche altri, perché io che sono stato sempre ciuccio in matematica, a sentire il numero 4-4-3-3-8 mi inciampo talmente che ne marda mai 10 poi alla fine, cioè, non ci capisco, non lo so, io se vedo una squadra, scusi il portiere, no, perché mi hanno detto che si esclude il portiere come se non giocasse. Infatti noi ce n'abbiamo uno che è come se non giocasse. Dunque ti stavo dicendo, provo invidia quando li sento parlare, perché se io vedo una partita io non so se capisce che sta giocando 3-3-4-4-5-5, non lo so, so giocare a scopone scientifico, ma queste cose qua non le so giocare, quindi mi vengono in mente solo immagini letterarie e ve ne propongo qualcuna. Per esempio, quando un uomo con la pistola incontra un uomo con il fucile, l'uomo con la pistola è un uomo morto. È un uomo morto. Beh, ieri il Teramo ha giocato con la pistola contro un uomo col fucile, quindi è un uomo morto. Poi mi viene in mente un'altra immagine letteraria, non so se avete letto Capitan Fracassa, che era bravo come spadaccino, era bravo, faceva l'attore, non era uno spadaccino. Però, secondo Dumas, secondo l'autore di Capitan Fracassa, che non mi ricordo chi è, insomma, quando si incrocia la sua spada con uno spadaccino, se la cava, però c'è un difetto, lui ha la spada di legno, perché è una spada di scena, e un uomo, quando un uomo con la spada di legno incontra un uomo con la spada di ferro, è un uomo morto. Allora Iachina aveva detto, da Capitan Fracassa, che voleva fare una squadra con tutte spade di ferro, anzi, non si sa come fatte. Poi alla fine si è rivelato un Capitan Fracassa e ha fatto giocare la sua squadra, pur ripetendo che lui c'ha ambizione, che è ambizioso. Ma un Capitan Fracassa che è ambizioso e poi dà i suoi spadaccini delle spade di legno, è chiaro che da pure
ci ripigli da quelle che ti rispare del ferro, no? Allora, queste immagini mi vengono, mo fate certo. Voi. Allora, permettetemi intanto di ringraziare chi ci sta scrivendo. Io leggo Lampeggiare 21, che sono i messaggi già in coda in mezz'ora di trasmissione, e tra poco naturalmente li andremo a leggere, perché ce li abbiamo tutti da poter leggere in scorrimento. Magari io ancora non li leggo e ancora non li vedo, quindi vedo Andrea, solo Lampeggiare il numero. Mi fai chiedere una cosa al professore? Sì, prego. Allora, comunque la citazione dotta del film di Sergio Leone, alla fine l'uomo con la pistola comunque almeno nel film vinceva, era Clint Eastwood, non ci ammariamo più. Sì. Almeno lì sì, perché praticamente con lui si era presentato. Adesso non mi raccontare tutta la trama del film. No, veloce con una lastra di ferro sullo stomaco. Quello gli sparava col fucile e quindi c'aveva la lastra di ferro, non lo colpiva, non lo uccideva. E lui con la pistola invece l'ha ucciso. E il secondo ve lo chiedo al professore, che penso che la risposta l'ha già data, perché come me mi ha detto che non era bravo in matematica, gli volevo chiedere, perché c'era un post all'epoca, se lui... sapeva scrivere 8 milioni e 500 mila. Io non lo sapevo scrivere, volevo chiedere a lui, che è un professore, se sapeva scrivere questa somma, almeno lui. Se ti ha detto che non è bravo in matematica. Infatti mi ha risposto in parte, però sai, non lo c'è risorse. Non lo saprei scrivere 8 milioni in cifre, però vorrei essere sicuro che chi sa scrivere 8 milioni in cifre e li possiede, se le scrive in lettere non ci mette la G. Vorrei essere sicuro, perché io conosco molta gente che ha 8 milioni e le sa pure scrivere, però poi quando doveva scrivere 8 milioni ci metteva la G. Milioni. E di solito chi ha 8 milioni è uno che la G ne sa, che milioni in lettere ne sa scrivere, sa scrivere solo che lettere. Allora, io tornerei a... Infatti 8 milioni in cifre se le fa scrivesse, e 8 milioni in cifre se le fa scrivere lo segretario. Parlo in genere, così in genere. In genere, certamente. Allora, vedo intanto se è ripresa la partita a Pontedera, sempre 1-0 per il Pontedera al 50esimo. Tra poco vi faccio vedere anche il scorrimento, proprio i risultati, la casilla, però visto che qui continuo a aumentare i messaggi, siamo a 24, insomma ne sono tanti, io li voglio cominciare un po' a smaltire, perché sennò non li riusciamo a leggere questa sera, e mi sembra insomma giusto dare spazio anche a chi ci segue da casa. Cominciamo con questo primo messaggio. Buonasera a tutti, che dire della partita di sabato sera con il Cesena? Troppa differenza di rosa, sconfitta onorevole, poi i punti si devono fare con altre squadre. Una cosa volevo sapere di una notizia: è vero che Iachini sta cedendo le quote di maggioranza ad una cordata romana? Saluto tutti, siete grandi, forza Teramo, Paolo da Corropoli. Allora, per quanto riguarda la cessione o l'eventuale cessione del Teramo, voglio ricordare che Iachini è da quest'estate che sta provando a cedere il Teramo. Lo provò a fare prima con una precedente cordata romana, tra l'altro anche con la presenza di qualche ex dirigente del Teramo Calcio ai tempi di Campitelli, e non si concluse la cosa. Poi ci fu un'altra cordata romana che probabilmente la stessa con la quale si è continuata a trattare nel corso di questo periodo, visto che, se vi ricordate, Iachini quest'estate si diede anche 15 giorni tempo per cercare di trovare la chiusura, il closing di questa cessione, che non ci fu. È continuata la trattativa da agosto in poi, e sembrerebbe che a questo punto sia a buon punto. Vediamo un po', come si dice, se sono fiori fioriranno, vediamo un po' se si chiuderà la cosa. Umberto, tu che ne pensi? Insomma, sono queste le notizie, insomma sembra che sia a buon punto però questa cessione, no? Sì, intanto mi sembra... Ma è sempre la stessa cordata di quest'estate, no? Non è cambiata, no? Mi sembra che questo connubio tra l'attuale proprietario del Teramo e la società Teramo Calcio mi ricorda gli amori balneari, quelli che vivevamo a 15-16 anni, quando andavamo al mare per stare, si riusciva a volte a rimorchiare, con questo termine brutto, qualche turista che veniva da Milano, da Torino. Amori travolgenti, dettati dall'età e anche dal fatto che duravano 15 giorni, ci prometteva amore eterno, poi si tornava ognuno a casa propria e chi si è visto si è visto. E così mi sembra questo amore tra l'attuale proprietario del Teramo e il Teramo, che in un'estate di follia si sono promessi amore eterno. Però reali. Il racconto andrebbe fatto diversamente. È come se un soggetto seduttore di Giulianova
avesse corteggiato la donna brutta per avere la bella, cioè due sorelle, il campo sportivo e la squadra. E quella sapiate la squadra, ma per avere quell'altro, capito? E adesso che ha avuto quella, cambia quella. Oddio, la storia potrebbe essere anche raccontata sotto forma di un grisbì, no? Cioè uno che usa un piede di porco per aprire una cassaforte e poi il piede di porco lo lascia e si piglia quello che sta dentro la cassaforte. Giustamente, la termocalcio è stato un piede di porco e una volta che hai aperto la cassaforte il piede di porco lo lasci. Qualcuno se lo compra. Noi qualcosa del genere, professore, l'avevamo detto, tu l'hai detto in maniera molto più elegante. No, io lo dissi subito. che c'era un piede di porco. Lo dicemmo anche noi, ma ripeto, in maniera molto più elegante. Poi io ho fatto tua, che ecco. Si è preso la squadra, però si è lamentato di non avere il compasso. Quando al grembiulino ce l'aveva lui, quindi stava a posto. Vabbè, questa cominciamo a volare un po' alto, professore. Beh, facciamo un po' di letteratura, no? Po' di letteratura, se no. Comunque, dicevo, e quindi questi amori estivi che finivano con le vacanze, adesso siamo alle vacanze romane. Comunque, quando, per farla breve, quando è uscita questa notizia, diciamo, di un imminente closing, diciamo che ci siamo un pochino attivati. Dalle fonti, dagli uccellini che come San Francesco ci raccontano alcune situazioni, pare che la cosa, nonostante le smentite del proprietario del Teramo, sia in essere. Voglio ricordare che a alcuni colleghi ha smentito Iachini una cessione avvenuta, non che non si farà, avvenuta, cioè ad oggi non c'è stata cessione. Questo no, anche perché sennò sarebbe closed. Appunto, però più closing. Qua andiamo a Water Cross, però. Qua va a finire a Water Cross. Da quello che mi arriva, dai rumors che mi arrivano, la cosa sarebbe in divenire, saremo sul traguardo. Sì, però non si può continuare così. Closing, rumor. Oppla, è cascato Elso. Allora, maledizione del posto sotto Andrea. Speriamo di recuperarlo. È crollato Elso. Allora, per far contento, professore, dai pettegolezzi che mi arrivano, quindi lo diciamo. Poi sto io sotto a te. Oh. Eccolo, lo stiamo recuperando. Fermi tutti. Sei tu, Andolla, sotto adesso. Vediamo un po' se riusciamo. Device non connette. Non resisti, resisti. Comunque, non riusciamo a connetterlo in questo momento. Dai pettegolezzi. Eccolo qui, l'abbiamo recuperato, eccolo qui. Mi sei infervorato, è crollata la linea. Stavo facendo un'altra battuta, ho detto basta con queste parole in inglese. Allora, poi le dicono, ma non sappiamo nemmeno se tutte sanno scrivere. Intanto, allora, a un attimino, solo per dirvi che ha pareggiato la Reggiana al 56esimo, Pontedera Reggiana 1-1. Prego. Allora, professore, chiedo venia. Allora, parliamo in italiano, giustamente. In base ai pettegolezzi, rectius, alle vernecchie. Alle chiacchiere. Alle vernecchie, si dice. Le vernecchie, si dice, dalle parti di Atri, no? Alle vernecchie che mi arrivano, quindi le chiacchiere, pare che la cosa dovrebbe essere vicina alla conclusione. Però, in questi casi, poi, basta niente per far saltare. No, bisogna vedere se, a proposito di cordata, ci sta lo sapone sufficiente, perché la corda senza il sapone non scivola. Non scivola. Qui bisogna vedere a chi serve la corda, questo è il problema. Questo. Ma sai che la corda tocca ai tifosi della mano. Speriamo o il sapone quando stai in galera, che casca la saponetta, dice chi la raccoglie. Adesso non divaghiamo, non divaghiamo, non passiamo dai film western ai film erotici. Ecco. Questa è una ciliegina sulla torta, questa, Andò. Allora, staremo a vedere, insomma, presumibilmente, insomma, potrebbe chiudersi questa cessione con questa trattativa che oramai va avanti da quest'estate. Però abbiamo saputo. Tu poi, Umberto, mi insegni, tu che ne conosci tante di trattative avviate, quasi chiuse, poi saltate, insomma, stando vicino a Campitelli negli anni ne hai viste, soprattutto nella parte finale della gestione di Campitelli, insomma, quello che oggi sembra sicuro magari domani potrebbe cambiare. Da quello che si sa sembra quasi fatta la cosa, però è chiaro, tutto può succedere, non c'è ancora la certezza.
L'unica certezza che abbiamo è che non dobbiamo fare la doccia vicino ad Antonio. No, assolutamente. Dai, vado avanti con qualche altro messaggio. Questo fa i conti, ma non mi ridanno, mannaggia, non mi date una mano. Guarda un Mi po', io sono ti. ingiampato con La questi conti, con calcolatrice, questi guarda un po', conteggi. io ti non arrivi a 10, che qua suggerisco, non arriva a 10. No. Marco, per quanto riguarda i conti, visto che credo che i temi della tua vignetta siano molto simili, un messaggio che ci manda Alex Di Berardino, ci manda purtroppo quattro pere, ci manda, io non lo so, c'è proprio, Era la mia parola chiave. è impietoso, La mia parola chiave era pere. Vado a un altro messaggio, Silvano Marini, che è Silvano di Teramo da San Benedetto. Vediamo cosa ci scrive. Buonasera, l'ultima sconfitta non è altro che conferma dei grossi limiti strutturali di squadra che di volta in volta verranno palesati. Spero che si esca prima possibile da queste sabbie mobili. Salutiamo Silvano Marini. Vado al prossimo messaggio che è di Luigi Reginaldi con una domanda per Antonio Paoluzzi. Buonasera a tutti. Domanda per Antonio Paoluzzi. Possibile che Tozzo abbia una clausola contrattuale per cui debba giocare per forza? Possibile che non si possa dare una chance al secondo portiere che è Agostino, lo ricordiamo. Antonio, una bella domanda. Tu da procuratore sportivo ci puoi sicuramente rispondere. Certo, non conosci il caso specifico, però qui te lo metto nel dubbio. È possibile che ci sia? Allora, non conosco il caso specifico giustamente, però ci sono a volte quando vengono i portieri in prestito da altre società che casomai sono di categoria superiore, se il giocatore è ancora sotto contratto con la società, in questo caso la Ternana, e ha un altro anno di contratto, potrebbe esserci una clausola che gli deve garantire un tot numero di partite per far sì che la valutazione del portiere salga o Voglio quantomeno non ricordare che o non diminuisca. da quanto ha espresso Musa in un'intervista televisiva, l'unico giocatore che non ha il prestito secco è proprio Tozzo, lo ha detto Musa, eh? Ma voi lo Quindi sapete, un l'unico tifoso prestito che non è giugliese, secco, eh? ma voi sapete di fronte a una clausola così e a un portiere così, un tifoso giugliese cosa direbbe? Cosa direbbe? Arpioto volo quos. Ah, ecco. No, allora, se, no, l'intervista di Musa l'ho sentita anch'io, l'intervista di Musa, e sembrerebbe che il Teramo abbia l'obbligo del riscatto del Ah, quindi se lo portiere, deve pure quindi prendere anche. Se lo sarebbe, deve anche credo che prendere a sia, fine anno. credo Ah, pure. che sia un prestito con obbligo di riscatto e di conseguenza dovrebbe giocare lui perché in caso di riscatto da parte del Teramo un altro anno di contratto, almeno se può, gioca e gioca bene, Tradotto può in napoletano cederlo. vuol dire cornuto e mazziato. Ah, ecco. Credo che abbiamo risposto a Luigi Reginaldi, che salutiamo. Andiamo al prossimo messaggio che è di Luca V. Un saluto al grande professor Serpentini, simpatico e schietto come forse nessuno storico al mondo. Le sue opere rimarranno nel tempo. Sono orgoglioso di essere stato suo contemporaneo. Io ringrazio molto. Un abbraccio. Sembra che già Se avessi a Teramo faccio un tanta gente che messaggio. mi vuole bene così, sarei a posto. Allora, vado ad altro messaggio di Silvano Marini. Altro messaggio di Silvano Marini. Buonasera, l'ultima sconfitta Questo non fa l'hai che letto, mi sa. confermare. Allora l'ha mandato due volte, perché sì, l'ho mandato due volte. Mi sa che sei tu che l'hai letto due No, ce l'ho due volte, lo ha scritto due volte. Questo è il volte. Sì, primo sì, sì. e quest'altro è il secondo. Sì, È l'ho ripetuta mandato Juventus, dai. su YouTube due volte, giustamente, ha voluto Veramente essere ripetuta certo. Juventus. Allora, prossimo messaggio, Roberto Nepa. A Teramo si confonde il bel gioco, o meglio il giocare a viso aperto, con l'essere una squadra forte. Tanti tifosi sono caduti in questo equivoco, ma la realtà è preoccupante. Se per fare un gol devi creare 5-6 occasioni, mentre se subi per subirne uno dall'avversario ne basta una, significa solo una cosa: siamo una squadra debole che per salvarsi dovrà essere pesantemente rinforzata. Che ne pensa il professore Roberto Nepa? Se sono io, dico che io sono plenamente d'accordo. Difatti, qualche settimana fa riflettevo, ma se il Teramo cioè, gioca benissimo e perde, e quando gioca male, che succede? E mi sa che pigli quattro gol, forse anche di più. Il rischio Quindi, è questo, il e rischio è il rischio è questo. quello: noi quest'anno soffriremo molto e molte volte giocheremo bene, ma perderemo. Perché, ripeto, faremo una bella scherma, però la spada è di legno e quindi
Chiunque vece della mazzata con la spada di ferro ci ha fregato, no? Eh sì. Allora, ci manda un suo saluto, o meglio lo manda al professor Serpentini, Vincenzo Di Antonio, grande Elso, ti dice Vincenzo Di Antonio. Beh, infatti, lui è un fedele, quindi è un leale. Quindi tra l'altro, Vincenzo Di Antonio, lo dico per lui, ma lo ricordo a chi ci sta seguendo, sarà sicuramente contento Vincenzo Di Antonio, perché è un amante soprattutto della parte storica, degli sì, eventi con il passato. Il premio Rodomonti. Vedi? E quindi nella parte finale potrà rivedere i giocatori della stagione 93-94 che sono ritrovati a pranzo proprio sabato a Mociano, con una bella clip girata e con la voce di Pino Tortora, quindi lo andremo a sentire nella parte finale. Quando veramente c'erano dei giocatori che davano la palla agli altri con scritto spegnila, portala in rete. Portala in porta. Tra l'altro, se non sbaglio, in questa foto Vincenzo Di Antonio è con Gigi Del Neri, mi sembra, quello lì nel riquadro. Non vorrei sbagliare, credo che sia Gigi Del Neri quello nella foto, insomma. Poi mi potrà confermare lui se sbaglio o meno, perché la vedo piccolissima, mi sembra di ricordare. Attenzione che c'è un gol a Pontedera, è tornato in vantaggio il Pontedera al 64esimo, Pontedera 2, Reggiana 1, tutto in tempo reale. Che si può sparare e colpire pure con la pistola. Vero. Allora, Pasqualino Traini che mi saluta, saluto a Pasqualino, e poi andiamo ad Antonio De Santis, un caro saluto a tutti gli amici presenti in trasmissione, sempre un piacere rivedere il professor Serpentini. Il Teramo dovremo lottare e sudare tanto per salvarci, ma alla fine ce la faremo. La squadra dovrà essere comunque rinforzata a gennaio, gioca anche discretamente, ma l'inesperienza di alcuni giocatori spesso vanifica il buon lavoro. Incrociamo le dita e crediamoci. Antonio De Santis, che salutiamo e che ringraziamo per il messaggio. Altro messaggio di Luigi Reginaldi, questa volta la domanda è per il professor Serpentini e per l'avvocato Sorgentone. Domanda per il professor Serpentini e l'avvocato Sorgentone: cosa ne pensate della vicenda di Mascio? Ho piena fiducia nella magistratura, che dimostrerà l'estraneità dei fatti di Massimo Sposetti, che conosco quale persona seria e leale. Naturalmente noi nel dettaglio non possiamo entrare, se non per quanto riportato dalla stampa, che ha attinto naturalmente dalle carte della procura, quindi insomma sono carte sicuramente attendibili, che hanno riportato determinati sviluppi proprio per questa vicenda. Non so se volete aggiungere qualcosa sia Umberto Sorgentone che Elso Simone Serpentini, che sono stati chiamati in causa proprio da Luigi Reginaldi. Umberto. Ma io poi, tra l'altro, tu sei un avvocato, quindi ancora di più, no, puoi parlare in tema. In generale parlo. Come tu hai ricordato, conosco i fatti per aver ascoltato un servizio nella TG3 regionale, l'ultimo, e per aver letto degli articoli di stampa. Io non ho conoscenza delle carte processuali, quindi delle carte che ha il pubblico ministero. Da quello che ho ascoltato, si fanno delle ipotesi sui presunti mandanti e addirittura sul mandante del mandante. Questo è stato adombrato in questi servizi. Io onestamente, da quello che ho letto, mi sembra difficile ravvisare delle responsabilità, ma io ho letto soltanto i giornali. C'è un pubblico ministero che sta indagando, che ha delle carte, che ha dei documenti che solo lui può vedere, quindi sulla base di quelli condurrà le indagini, concluderà le indagini. Poi, se si arriverà ad un giudizio, non lo so, ci sarà eventualmente un tribunale che giudicherà. Io non conosco né il signor Di Mascio, se non di nome, non conoscevo il signor Sposetti, che ho letto il suo nome soltanto sulla cronaca, quindi non lo so. Lasciamo lavorare la magistratura e alla fine vediamo che succede. Ma non conoscendo nulla, è buona cosa tacere e non addentrarsi in ricostruzioni che sarebbero solamente frutto di illazioni e di convinzioni personali non suffragate da nessuna prova. Quindi meglio soprassedere e lasciar lavorare chi di dovere. Elso. Ma io non conosco chi è questo Sposetti, è la prima volta che sento questo nome. Non conosco la vicenda di Mascio per quello che hanno pubblicato i giornali. Mi sono sempre meravigliato del fatto che le cronache parlassero dei fatti senza accennare minimamente ai moventi. Da quello che capisco, da quello che ha detto l'avvocato, adesso
credo di aver capito che qualche ipotesi di movente è stata fatta, ma non mi è capitato di leggere niente. Lui è avvocato, io sono autore di gialli, di delitti, di omicidi. Tu ne hai trattati tanti, quindi insomma, posso di casi semplicemente dire che un omicidio senza aver individuato il movente rimane sospeso per aria, quindi anche questo evento criminoso, che evento criminoso è, se non si individua un movente, io mi lamento solo, in genere, non per questo caso specifico, della lentezza delle indagini. Mi lamento sempre perché mi sono trovato nel passato a raccontare fatti e indagini svolte con molta maggiore celerità e non mi rendo conto di come mai certe indagini non siano veloci. Ecco. Ma così non conosco il caso specifico, quindi non so se ci sono stati ostacoli che giustificano la lentezza. Allora, altro messaggio in questo caso è di Silvano Marini. Umberto, a senso meno stavolta non sono d'accordo. Partita tattica leggermente sbagliata. Da chi? Inoltre, continuare a far correre a vuoto il 9, mai supportato. Non so se finisce qui sullo scritto finisce qui il messaggio, non so se continua in altri post il 9 successivamente. Il 9 è Bernardotto, giusto? Ah, ho capito. Umberto, ti chiama in causa Silvano, no? Diciamo che non è d'accordo con te, vabbè, ci può stare, no? Ognuno la vede, siamo in libertà, come vuol dire, no? Non eravamo quasi d'accordo neanche io e te prima. Ma il 9 di solito è un centravanti, cos'è? Sì, è il centravanti, è colui che dovrebbe fare i gol, il 9 è classico, dovrebbe, a parte i falsi 9. Questo al 90% sta sempre un derby, sta. Antonio, tu come l'hai visto Bernardotto? Solita partita generosa. Era meglio. No, dico... no, solita partita generosa. Si gioca su tutto a fronte d'attacco, spazia, però non è messo neanche tantissimo, non è stato messo neanche tantissimo in condizione di poter fare gol questa partita rispetto alle altre, perché in altre partite è stato messo più volte a tu per tu con il portiere e purtroppo gli è mancata proprio la freddezza. Aspettiamo se si sblocchi, ma come dice sempre Umberto, i numeri parlano e dai numeri negli anni passati Bernardotto non è un attaccante da doppia cifra, qualunque squadra ha giocato, quindi vedo difficile che a Teramo possa raggiungere la doppia cifra. Allora, vado avanti con qualche altro messaggio. Qui si parla della cifra, qui siamo ancora in attesa di una cifra, di una unità. Questo è proprio... Di una unità. Un'unità di misura è il gol è l'unità di misura del il gol. Allora, qualche altro messaggio. Gabriele Di Girolamo che saluto, buonasera, subito domanda ai cari ospiti. E la domanda dovrebbe, eccolo qui, buonasera carissimi ospiti, subito una domanda. Secondo voi la preparazione pre-campionato è troppo dura per i tanti infortuni che hanno subito i giocatori del Teramo, soprattutto, vediamo se continua da qua, ecco. No, non tra trovo l'altro pezzo del messaggio, forse soprattutto tra i titolari, suppongo. Sì. Preparazione estiva, io lo chiederei a Antonio Paoluzzi, ricordando però che il Teramo è partito molto in ritardo, perché l'allenatore, anzi addirittura l'allenatore è arrivato dopo il gruppo, cioè che la preparazione è già iniziata, è stata tra le ultime squadre a partire per la preparazione quest'anno, quindi io amplierei il discorso con una preparazione forse partita un po' troppo in ritardo. Antonio. Ma ormai le preparazioni sono quasi tutte quante standard rispetto a tutte quante le squadre, più o meno sono quelli i lavori che si fanno periodicamente, poi durante la settimana ci sono i richiami, eccetera. Io non credo che sia una preparazione dura. Il problema è che il Teramo gioca spesso e volentieri su un fondo duro, che è lo stadio del Bonolis, perché è un campo in erba sintetica, che sollecita molto sia i tendini che i muscoli dei giocatori. In più non conosco la natura di tutti gli infortuni del Teramo, perché se non vado errato un paio di giocatori sono infortuni dovuti a contrasti di gioco, non dovuti a infortuni muscolari come stiramenti o elongazioni, sono stati infortuni dovuti a traumi di gioco che ci possono capire, purtroppo capitano in tutte le squadre, certo. In tutti i giocatori. Io credo che sia più che altro il fondo del terreno del Bonolis che purtroppo sollecita troppo questi giocatori e alla lunga poi giocando il mercoledì e la domenica, cioè è successo solo due volte, però può capitare che adesso ci sarà anche il turno di Coppa a novembre con il Pescara, giocando ogni due giorni, ogni tre giorni non hai modo anche di recuperare bene.
Però ecco, a proposito dei turni infrasettimanali, siccome io ho sentito Guidi a ogni turno infrasettimanale, non solo in questo, ma anche nel precedente, lamentarsi per i turni massacranti che non sono da Serie C, i turni infrasettimanali che creano problemi per le rose, per il recupero degli infortuni, per la preparazione del lavoro della partita. Io intanto voglio ricordare che i turni infrasettimanali ci sono in questo campionato di Serie C da quando il campionato di Serie C è a 20 squadre, ancor più da quando i playoff sono stati ampliati nella decima squadra, proprio per far terminare il torneo di Serie C in tempo utile, cioè a metà giugno massimo. Quindi ci sono sempre stati. Voglio ricordare ancor più che l'anno scorso, che il campionato per il Covid partì un mese più tardi, partì l'ultima settimana di settembre, di turni infrasettimanali, l'anno scorso ne sono stati fatti ben 8. Quest'anno ce ne saranno 4, 2 nel giro di andata e 2 nel giro di ritorno, come ormai è consuetudine dagli ultimi 5-6 anni, cioè da quando è cambiato il regolamento dei playoff ampliandolo. Cioè ci sono sempre stati dal 2015, credo, adesso non ricordo l'annata in cui furono introdotti i playoff allargati, 4 turni infrasettimanali, 2 nel giro di andata e 2 nel giro di ritorno. L'anno scorso addirittura ce ne sono stati sempre 8. Io credo che se il Teramo non si è mai lamentato l'anno scorso, non si è mai lamentato 2 anni fa di questa situazione, è perché forse, anzi di questo ne sono più che altro certo, sia l'anno scorso che 2 anni fa le rose costruite del Teramo erano ben diverse. Addirittura il primo anno di Iachini era uno squadrone con 28 giocatori titolari. Il secondo anno, l'anno scorso, tolti quelli che furono che andarono via, diciamo, alla fine della prima annata con già un primo taglio di organico, però anche l'organico dell'anno scorso era un organico adeguato anche ad 8 turni infrasettimanali, perché ne fece 8 di turni infrasettimanali l'anno scorso il Teramo. E quest'anno probabilmente la rosa non è all'altezza di un campionato con 2 turni infrasettimanali nel giro di andata e 2 turni infrasettimanali nel giro di ritorno. Probabilmente torniamo al solito discorso, che è quello della rosa, anche perché le problematiche, e questo lo ha sottolineato a dire la verità anche Guidi più volte in interviste, sono comuni a tutte le squadre. Certo, sono comuni a tutte quelle squadre che hanno rose ristrette, come quest'anno è il caso del Teramo. Non so se Umberto Sorgentone è d'accordo, anche Antonio Paluzzi, lo stesso Elso Simone Serpentini, un giro veloce, diciamo, su questo tema. Ma molto veloce, cioè, questo vale per tutti. Quello che vale per tutti, o penalizza tutti o non penalizza nessuno. Lo sai in partenza che è così, e quindi ti devi adattare a questo. Io sui calendari, ma anche nelle serie superiori, chi si lamenta che gioca prima, che gioca dopo, secondo me sono. Ormai il calcio è questo, cioè, e ci sono anche in C ci sono dei diritti televisivi, quindi è chiaro che anche le televisioni vogliono avere più visibilità. E così io non troverei nulla da lamentarmi su questo perché, ripeto, vale per tutti, non per uno. Antonio. No, il discorso è giusto, la rosa non è quella degli altri anni, di conseguenza giocano quasi sempre gli stessi giocatori e sono più sollecitati e sono più soggetti ad infortuni, come dicevamo prima, quindi stressa di più la squadra. Poi, come diceva Sì, ma non è Umberto, colpa del regolamento, ma è colpa di una rosa ristretta, no, probabilmente. Cioè, nel perché gli senso altri no, il anni questi regolamento. problemi non c'erano, erano rose più No, ma ampie nel Teramo, se dovessimo probabilmente, fare un no, se dovessimo fare un discorso sui regolamenti e roba del genere, abbiamo squadre in Serie A, in Premier inglese che giocano 75 partite l'anno in 6 mesi, è quindi vero che giocano le tre rose partite. delle squadre di Serie A sono No, diverse però ti rispetto a dico, quelle di Serie no, C, sono, però uno si però, adegua rispetto agli impegni che ha, no, insomma. ma E io sono so di diverse. fare. Perché io Teramo Calcio lo sapevo che c'erano questi 4 turni infrasettimanali, non è che l'ho scoperto andando avanti nel campionato, lo sapevo, quindi costruisco una rosa adatta per poter sostenere una stagione con 4 turni infrasettimanali, così come l'anno scorso l'ha fatta per otto turni infrasettimanali, no? Basta pensare ai giocatori che ha utilizzato Guidi, sono sempre 11-12 giocatori, cioè Monteaperto ha giocato mai, Furlano non ha giocato mai, Surricco è entrato adesso, Dreca. tutti i giocatori, Dreca non ha giocato mai, cioè sono tutti giocatori che tu hai a disposizione, ma sicuramente il mister li ha a disposizione, ma non punta su questi giocatori perché è lampante, che non facendoli ruotare con gli altri si vede, alla fine quelli che giocano più spesso sono più a rischio infortuni. Certo. Elso, non so se vuoi aggiungere Ma io qualcos'altro su non questa so, disamina. non mi intendo di medicina, quindi non lo so. Certo, gli infortuni sono numerosi, non so dire, non so, può darsi che sia una coincidenza. Certo, se è colpa della rosa, sarà per il fatto che la rosa è un po' spelacchiata. Ti ricordi quel bel termine, petalosa? Sì, è Ebbene, la vero, è rosa ha vero. dei petali.
qua ripeto, è poco e quindi è un po' spelacchiata. Si potrebbe fare un'altra parola, un neologismo per la rosa spetalata, è una rosa un po' spetalata. E quindi se la rosa è spetalata e tu hai sempre gli stessi petali, dai oggi, dai domani, lo petalo è fatto. Ricordo una vignetta del buon Marco Pace che vedo continuare in maniera imperterrita nel suo lavoro, e sta sicuramente uscendo sicuramente una grande opera. Ricordo una vignetta dell'anno scorso con Iachini con una Margherita in mano, vendo, non Ah, vendo, vedi? vendo, non vendo. Quindi questa storia di vendere o non vendere va avanti da un bel po', non è che di Adesso oggi, invece sta infatti, facendo così e fa sarotto in sarotto, sarotto in sarotto. no? Andrea, io ti proporrei una cosa, Sì. oltre a vedere quei video bellissimi, tra l'altro l'ultimo che hai mandato, quello del pelo dal Giulianova, meraviglioso, l'ho visto 3 volte, me lo sono rivisto, quindi immagino un po', Fai parte dei circa 600 persone ma che l'hanno visualizzato su YouTube, che non è poco, eh. bellissimo, bellissimo. Allora ti proporrei anche le vignette storiche, Prima o poi le una facciamo puntata, rivedere, rivediamo quelle vediamo un anche po' dei di punti petali. degli anni, esatto. Io glielo dico sempre a Bruno con cui mi sento su Facebook, se lui avesse giocato la sua carriera come giocava contro l'Ascoli e contro il Giulianova, sarebbe Ma finito in Serie io ricordo con un vero? Ascoli in Serie A vinse il Teramo 3-2 in amichevole con tripletta di Bruno Del Pelo. Il calcio Magnifico, una d'agosto, cosa però, fa. esatto, la ricordo, lo ricordo. Il Bruno Del Pelo contro l'Ascoli e contro il Giulianova era da Serie Si A. trasformava. Allora, io Vero. vado adesso a un altro messaggio. Attenzione che c'è un altro gol. Vediamo di chi è. Pareggio della Reggiana, 2-2 al Lo vedi? 79esimo. La Pontedera Reggiana Pu 2-2. quando sparo fucile, sparo fucile. Esattamente. Allora, io vado a un altro messaggio che. Permettete, io devo fare un applauso particolare a Silvano Marini perché è il terzo messaggio che mi arriva. Però ce n'ha mandato uno da Ma te lo dico Facebook, io, uno questo ce ne l'ha fa mandato. 4, uno per ogni gol. No, ce l'ha mandato uno da Facebook, uno da YouTube e adesso ce l'ha mandato anche da Twitch. Guardate il simboletto di Detto, Twitch. manda un Quindi lui ha. messaggio per ogni gol preso dal Teramo. Silvano ha tutti gli account e ci segue un po' da una parte, un po' dall'altra. Vedete quanto è multimediale il buon Silvano Marini. Questo ci arriva da Twitch, quindi. Chiedo al grande professor, nonché ai grandissimi avvocati, sono solo chiacchiere quelle del cambio di proprietà? Se così fosse, evito aggettivi. Silvano di Teramo da San Benedetto. Ne abbiamo già parlato, no? Insomma, Ne abbiamo beh. parlato, sì, purtroppo Esatto. ne abbiamo parlato. Allora, vado ad un altro messaggio, ce ne sono tantissimi stasera. Maurizio Camaione, con il senso di poi, è sempre facile, ma un bel 5-4-1. E qui Maurizio credo che la pensa un po' come me sulla gara da interpretare contro il Cesena. Ci stava tutto, poi si poteva perdere lo stesso 4-0 per dire che un bel catenaccio, stile Trapattoni, Ma forse, vediamo se non puntini, sbagli i puntini, conti. Io puntini. avrei La pensa proposto come me, almeno. Maurizio Camaione. Aspetta, spero di non sbagliare il conto fino a 10. Io mi sarei accontentato anche di un 5-5-0. Qui andiamo al Tanto 5-5-5 di Canà, ve lo ricordate? su Da poco, Amizio eh? già 0, già lo teniamo. No, quindi. 5-5-0, non è ancora più catenaccio, va bene. Allora, vado Tante avanti. zero già ci sta, quindi. Allora, Gabriele Di Girolamo, altro messaggio. Buonasera, carissimi ospiti. Secondo voi, no, questa l'abbiamo letto, quindi l'ha rimandato un'altra volta. Poi Stefan Casto ci dice pienamente d'accordo con il signor Camaione. Il messaggio del 541 che ha mandato precedentemente, e arriva anche il messaggio di Domenica Agostino, che ricordiamo è la zia del secondo portiere del Teramo Agostino e ci segue da Savona, da dove proviene proprio il secondo Non portiere. nominare quella città. Vabbè, Ai, ai, vabbè, dai, ai, ai. sì, vabbè, beh, ma senti Abbiamo Savona, che ci posso fare? ancora, la città Abbiamo Ligure. detto, Abbiamo la detto, ridente abbiamo... città Ligure. Ridente. Però lui viene dal Genoa, attenzione, Non si lui. nomina mai la corda in casa dell'impiccato. Professore, Allora, gli abbiamo detto ad Andrea che su quel nome c'era l'anatema e l'interdetto. Lui può dire splendida città Ligure, ridente città Ligure, soleggiata città Ligure, tutto gli può va. fare anche un anagramma, Vasona. Oh, va bene, Già va bene. ricorda troppo, però c'è anatema, non si può. Allora, buonasera a tutti voi. Dispiaciuta per il risultato della partita. Un saluto speciale al prof Elso. Un saluto quindi tutto per Io? te. Io non la Eh sì, conosco questa e signora, ci quindi. segue sempre. È la zia del secondo portiere del Teramo. E vabbè, sarà. Bene, salutiamo.
Una volta ha giocato, mi pare, vero? Una volta. No, no, in Coppa Italia, sì. Non andò male, non fece manco una tozzata, quindi... Una tozzata. Allora, Gabriele, vedi, Andrea, dicevo... a me mi piace questa trasmissione perché mi permette e mi consente di fare battute. Sì, ma a noi ci piace, se noi scherziamo come noi, te. E la parte allegra ancora deve arrivare. Perché aspetta deve che arriva Gabriele. Ancora deve arrivare. Allora. Meglio deve arrivare. Noi non ci prendiamo tanto sul serio, prof. Nel senso, comunque capiamo che è un gioco e ci piace scherzarci. Cioè, il calcio è anche questo. Non ci possiamo ambiccare il cervello più di tanto, insomma. Ecco. Tanto se ci prendessimo sul serio faremmo ridere lo stesso. Quindi. Appunto. Almeno per far ridere, sapendo di far ridere. Gabriele Di Girolamo, la squadra completo con i titolari, sicuramente la partita con il Cesena l'avrebbe vinta. Poi Luigi Reginaldi, infine un grande applauso alla minoranza becera della tra virgolette della curva est, che ha cantato dal primo al novantesimo anche sullo 0-4, mentre i pochi tra virgolette clienti abbandonavano gli spalti. Solo gli ultras vincono sempre. Permettetemi di fare un plauso alla curva, perché effettivamente i tifosi del Teramo quest'anno sono superiori rispetto agli altri anni. E sapete perché? Perché gli altri anni era facile applaudire quando avevi grandi squadre, tipo il primo anno di Iachini. È sempre più difficile applaudire e stare vicino a una squadra che invece tanti risultati non li ottiene, come invece stanno facendo i tifosi quest'anno in curva est. Ma è un po' la mentalità proprio dei ragazzi di curva. L'atteggiamento dei tifosi e l'esordio di un quindicenne sono gli unici due aspetti positivi di questa partita. Allora, vado tifosi, Andrea, tifosi che abbiamo rimarcato qualche settimana fa con la vignetta del nostro professor Marco Pace. Abbiamo ricordato la passione dei tifosi del Teramo, quindi, perché sotto gli occhi di tutti, non si tratta di captatio benevolenze o altro, si tratta di dare atto di una situazione. Allora, guardate un po' chi ci scrive, io non lo so, cioè ha voglia di partecipare a questa trasmissione in tutti i modi, guardate chi ci scrive. Corrobori. Gabriele De Carolis, Gabriele Motizzato, domenica ci ha pareggiato anche l'Inter, per noi. Ma perché si rimette De Carolis? Sì, guarda un po' chi c'è in foto, chi è quello in foto? No, io Gabriele Motizzato pensavo che era il cognome. Motizzato era il cognome. Poi glielo chiediamo, quando ce l'abbiamo collegato, diceva, ma che fa, ma di messaggi pure come, tu? Andrea, come disse il poeta, chi era costui? Questo nome mi pare di averlo già sentito. Arneade. Gabriele. Abbiamo scomodato il grande poeta, ma... Allora. Sta bussando la porta, vuole entrare, Gabriele, vuole allora, entrare. Qualche altro messaggio, Rino Tancredi, che salutiamo, un saluto a tutti, in particolare al mitico professore. Mi ripeto, gli attaccanti devono fare il gol, non correre senza costrutto. Stiamo attenti, una irundo una non faccia primavera. È una rondine non fa primavera. Poi al buon Rino Tancredi piace sempre chiudere i messaggi con la citazione latina. Ma noi qua stiamo aspettando ancora la rondine. È vero. Prima deve arrivare la rondine, poi arriviamo alla primavera. Eventualmente la primavera. Allora, infatti siete grandi, Paolo da Corropoli, ringrazio. Lo sai che mi ha scritto Gabriele Motizzato in privato? Il messaggio era... non sono riuscito a leggere, mi è sfuggito via. Vabbè, comunque mi aveva scritto un altro messaggio. Niente, Gabriele, non vede l'ora di connettersi, vuole subito intervenire. Ho detto io che bussava la porta. Allora, leggo Gabriele, qualche altro messaggio. Ci ha pensato a portare la squadra a San Gabriele a Pite, no? Vedi? allora devo togliamo questo messaggio, andiamo al prossimo. Questo credo che sia l'ultimo, anche se un po' articolato e un po' lungo, l'ho dovuto anche riscrivere perché non entrava tutto quanto. Allora cominciamolo a leggere. Lasciando stare una sconfitta casalinga di 4-0 che non ricordavo da una vita, mi rimane in mente la famosa patata bollente, i tifosi clienti, l'infinito silenzio stampa, la
avversità per la stampa locale, il sempre ricordato rimpianto di aver rilevato questa società, ultimamente dopo un'ottima prova a Modena, la bonifica della squadra, Bombagi, Lewandowski, Ilari, da una gestione da sperpero ad un budget al minimo sindacale, l'incidente di Mascio forse legato a un costruttore vicino a Iachini e un possibile closing alle porte. Questo è stato il nostro calcio negli ultimi 3 anni. Unica cosa positiva è rimasta la passione dei nostri tifosi e di una curva encomiabile. Forza Teramo, un saluto da Nicola Saraceni, che salutiamo, che ci segue sempre, ci ha scritto, lui ama scrivere messaggi molto articolati, questa volta ha provato a racchiudere un po' gli ultimi anni secondo la sua visione delle cose, insomma. Io con i messaggi mi fermo qui intanto, perché almeno, ma se ne arrivano altri li andremo a leggere, non è che ci fermiamo qui, se dovessero arrivare altri li leggeremo sicuramente. Devo dare anche un'occhiata alla scaletta perché abbiamo toccato tanti di quei temi. Intanto tolgo il messaggio e ritorno per un attimo da Antonio Paoluzzi, perché anzi lo vorrei dire sia Antonio Paoluzzi che Umberto Sorgentone. Vi ricordate che lunedì scorso abbiamo avuto ospite in collegamento da Misano Alessandro Tonti, l'ex portiere del Teramo, e ci disse che sarebbe venuto a Teramo a vedere la partita. È stato di parola, perché sabato era a Teramo a vedere Teramo Cesena, lui che è di quelle parti, quindi poi non le abbiamo chiesto perché dall'altra Cesena. Ricordatevi anche quello che ci disse Tonti lunedì scorso. Parlò di una gran voglia di poter tornare a Teramo, perché a Teramo aveva trovato l'ambiente ideale per bene esprimersi, era rimasto legato alla piazza teramana, ci ha parlato anche in dialetto, tra l'altro. In realtà disse che sarebbe tornato solo per gli arrosticini. No, non solo. Disse solo per quello non solo. Chissà, insomma, era comunque a Teramo a vedere la partita. Per insomma, pure le mazzarelle, però, E, allora, Antonio, giustamente il riferimento lo faceva Elso precedentemente, ma abbiamo preso un altro gol da calcio piazzato, il gol del 4-0, insomma, sta cominciando a diventare una brutta costante. Nelle ultime 4 partite, 3 gol da calcio d'angolo, se non ricordo male, abbiamo preso. Una brutta abitudine, diciamo. Eh sì, direi proprio di sì. Tu come te lo spieghi, questa difesa zona? Io l'avevo detto pure la settimana scorsa, la difesa zona è una delle migliori difese fatte sui calci d'angolo, però devi avere una squadra strutturata fisicamente, perché tu salti da fermo, mentre il giocatore dell'avversario ti arriva in corsa, quindi se è un giocatore strutturato fisicamente che occupa lo spazio, riesce a contrastare un pallone che ti viene dal calcio d'angolo. Se hai giocatori fisicamente che non sono molto strutturati, fai fatica su un giocatore che arriva in volo. E quindi questo non è arrivato in volo, stava fermo, questo calcio d'angolo stava fermo. A volte capita che la difesa zona c'è qualcuno che non copre bene la parte del campo. Stava là. Allora, prima abbiamo parlato dei gol subiti del Teramo, dei gol fatti, ne ha fatti soltanto 8 in 11 partite il Teramo, un po' pochini a dire la verità, e tra l'altro, visto che purtroppo il Teramo ha la penultima difesa del suo girone, anche in questo caso abbiamo voluto creare una scheda per vedere un po' quali sono le peggiori difese del calcio professionistico, quindi dalla Serie A fino alla Serie C, 100 squadre in totale, 20 di A, 20 di B e 60 di Serie C, un totale di 100 squadre. Vediamo dove è collocato il Teramo, perché ci siamo divertiti un po' a creare proprio questa grafica, il tempo di ritrovarla. Ma fino a poco fa dicevate che era una delle migliori difese. No, parliamo dell'attacco adesso, però dell'attacco, uno dei peggiori attacchi purtroppo ha il Teramo. Allora, lo ritrovo qua, i dati sul... Perché dici peggiore? Uno dei nessuni attacchi. Eccola qua, l'abbiamo ritrovata. Mettiamo un bel fermo immagine, questi sono i peggiori attacchi del calcio professionistico. Opla, tanto è crollato un faro, mi vedo ancora, poi lo raccogliamo. Ho dato una botta col braccio. Allora, dicevamo, i peggiori attacchi quindi del calcio professionistico, il peggior attacco è quello del Grosseto, del girone B del Teramo, che ha segnato soltanto 5 gol in 11 partite, media gol a partita di 0,45. Abbiamo fatto proprio la colonna della media, perché naturalmente in Serie A e in Serie B sono state giocate soltanto 9 partite, mentre in Serie C 11 partite.
infatti la terza colonna dove è indicato partite ci sono proprio le gare giocate, c'è il campionato di riferimento e il nome della squadra. Quindi Grosseto media 0,45, Gian Ermidio 0,54, Vibonese 0,63, Pordenone 0,66, Teramo 0,72, quindi 0,72 gol a partita, quindi tre quarti di gol quasi a partita ha realizzato il Teramo. Quindi è la quinta peggiore difesa del calcio professionistico. Difesa, attacco. Scusami Elso, hai ragione. Attacco, peggiore attacco, è vero. È vero. Il quinto peggior attacco del campionato di Serie C. Ti sorprende, Antonio, questa analisi? Mi sorprende calcolando le palle gol che crea il Teramo ogni partita. Lasciamo perdere quella di domenica, di sabato, ma le precedenti partite creava 6-7 palle gol a partita e non ne mette dentro uno, ne mette dentro una sola. Quindi io dicevo, ho sempre detto fin dall'inizio, se realizzasse almeno il 20, per non dire il 50%, ma almeno il 20, il 30% delle palle gol le mettesse dentro il Teramo, oggi avrebbe una classifica diversa e non sarebbe uno dei peggiori attacchi della categoria. Ma non si potrebbe fare una crea. Cosa, mettiamo in difesa gli attaccanti e all'attacco di Pezzoli. Non sarebbe male, Perché secondo me questa è qualche allenatore la soluzione. C'è qualche allenatore che quando stanno al 90esimo manda il centrale difensivo, stanno perdendo, manda il centrale difensivo a fare la punta perché è il più alto di tutti e di testa. Io mi ricordo che una volta l'Inter perse un campionato perché la squadra avversaria mise ad ala, cioè ad attaccante, Capra, che era un difensore. Ci perse lo scudetto l'Inter. Io intanto stavo dando anche uno sguardo, intanto rimetto la schermata a campo largo alla partita di Pordenera, perché 2-2 stanno in pieno recupero, quindi 2-2 il risultato, manca poco comunque alla fine. Andrea, che il mister Valbruni in trasmissione ci disse, forse quando era a Tortoreto, insomma, che lui aveva messo il centravanti libero e ha vinto il campionato, mi sembra, ce lo disse in trasmissione, quindi quello che diceva il professore, mister Valbruni già l'ha messo in pratica tanto tempo fa. Bene. Io per esempio Bernardotto come difensore centrale ce la vedrei. addirittura vedi come alternativa. Allora, Beh, ho visto una cosetta, una caricaturina dal tuo posto. Asmanovic pure. Azio Asmanovic. Allora, prof, comunicazioni servizio, prof, ti avevo promesso che avrei messo come sfondo la no, ho visto che sei sparito un attimo e poi è apparso un cerchio con qualcosa che mi è familiare, qualcosa che esce dalle tue mani, quindi bella sorpresona. Te l'avevo promesso che l'ho ritrovata e quindi te l'avevo promesso, ogni promessa è debito, anche per sdebitarmi delle vignette che mi hai fatto, ne ho ben tre. Diciamo che adesso sono un po' invecchiato rispetto alle prime, quindi lasciamo le prime che ero più giovane. Allora, la partita è finita a Pontedera, 2-2 tra Pontedera e Reggiana. Vuoi andare proprio alla classifica? Naturalmente la aggiorniamo in presa diretta, non è aggiornata, perché non potrei aggiornare anche la classifica, oltre a fare già il regista e a caricare tutte le clip, quindi andiamo direttamente a vedere la classifica e li aggiungiamo noi i punti. Un punto a testa per Pontedera e Reggiana, eccola qui la classifica, quindi la Reggiana torna da sola in testa con 25 punti, Reggiana 25, Cesena 24, è durata quindi poco meno di 24 ore il primo posto del poco meno di 48 ore che si è giocato sabato il primo posto del Cesena, perché la Reggiana sale a quota 25, mentre il Pontedera stacca il Teramo, lo lascia a quota 11 e sale a quota 12, quindi è sest'ultimo da solo in questo caso il Teramo con 11 punti. Sarebbe interessante per dirimere la questione che ci ha divisi all'inizio, sapere se il Pontedera ha giocato con la pistola o col fucile, cioè se l'è giocata o se è giocato di contropiede. Domani vedremo le cronache. Vedremo gli highlights, già basta rivedere in serata gli highlights, insomma già quelli sono abbastanza attendibili. Abbiamo visto quindi anche la classifica proprio del raggruppamento. Io direi, innanzitutto c'è un altro messaggio, vediamo un po' di chi è. È di
Eccolo qui che ci aggiorni in tempo reale Luca V. Con stasera Magnaghi sale a quota 6 gol con il Pontedera. Quando vanno via segnano anche in ginocchio, quindi gol di Magnaghi, sesto gol con il Pontedera. In ginocchio. Ex giocatore del Teramo, in ginocchio. Avrà segnato in ginocchio, penso. In ginocchio. Gol che vedremo fra due minuti quando arriverà Gabriele Motizzato nella rubrica i gol degli ex. I gol degli ex. No, glielo chiederemo Gabriele, se vuole vedere il gol di Magnaghi. Che Gabriele ama tanto quella rubrica, quindi sta aspettando con impazienza. Eh sì. Allora, visto che tra poco stiamo entrando quasi... Come gol degli ex, purtroppo c'è anche Ilari. È vero, sì. è vero. Che però non ha esultato, ha rispettato... No, è stato molto corretto, è vero. Ed è stato anche applaudito quando è uscito dai tifosi del Teramo, perché comunque lui col Teramo nelle sue due avventure ha dato tanto, e quindi è giusto che il pubblico abbia riconosciuto... E del resto lui è andato via non perché è voluto andare via, ma perché era la bonifica 2.0. Secondo me se fosse stato per lui sarebbe rimasto a Teramo. Ma sì ma vida, perché lui già c'era prima ancora, già nel periodo Campitelli, diciamo due volte era tornato pure. Comunque, tra l'altro, diciamo la verità, i giornali segnanti i marcatori avrebbero dovuto scrivere noi Ilari, avrebbero dovuto scrivere Tozzi. Perché non gol al Lumoto non si può pia. Lui gol sul palo del portiere non si può pia. Io non ho giocato mai a calcio professionista, però ero il portiere capo del campo fiera qua e mi mettevo sempre in porta e facevo portiere. Quando volevano fare le sfide ai rigori mi venivano a chiamare, pure i giocatori che giocavano poi a campo. Vi dico una cosa, un gol così sulla destra in avesse mai piate, perché tu incombri, quello c'ha un campo così ristretto. Non è, avete visto da che posizione ha tirato? Che raggio c'ha per terra? Lo pallone solo là può passare. Se tu ti pizzi là, si alza 1,82 e ti pizzi là, lo pallone non passa. Me lo fate dire che non passa il pallone. Non può passare lo pallone, tu sti qua e a te ti passa qua. Non può passare. Con un riflesso tu un cubre vite. Quella ha spostato la mano dopo mezz'ora. È chiaro che lo pallone ha passato. Non si può piano, quello è stato il gol più clamoroso. Il gol più scandaloso. Il secondo. Quello sul palo, quello di Ilari. Che ne ha fatto Ilari quel gol? Ha fatto Tozzo quel gol. Tozzo. Quello è un altro gol, non è un gol. Allora, sì, è fatto bene. Prima di andare a una piccola sorpresa che ho per Elso, io poi però... questa gente che dice ma noi incoraggiamolo, diamogli coraggio, se noi lo atterriamo. Andrea, tu lo sai com'ero io come professore, ma sì. Dire, perché solo quando vedevo un alunno moscio che mi si ammusciava le cose, più lo martoriavo, alla fine capito, fino a farlo reagire, ma tu le fruste ci vuoi, e tu vediamo, teniamo nella bambagia, se no si ingazza. No, tu ti arrivi da capo, non uscire, così ti rende, che si fa? Ma, a parte che io sono convinto di una cosa, ma mi farò nemici tutti gli allenatori. Un allenatore può fare solo danno rispetto alla squadra che tiene. L'allenatore quando conta? Conterà il 20%, ma conta in negativo, non in positivo. L'allenatore meno danni fa e meglio è. Deve essere quasi invisibile per te, insomma, l'allenatore. L'allenatore può fare solo danno, meno danno fa e meglio è. Professor, non suggerire che qui qualcuno potrebbe pure tornare allenatore e giocare senza allenatore dopo risparmiare senza, qualche soldino dopo aver fatto senza direttore generale, perché se lo cacci lo devi pagare lo stesso, quindi o lo costringe a dare le dimissioni. Voi che siete il mestiere, voi lo sapete, quanti allenatori hanno fatto l'allenatore per finta, ma di formazione lo faceva il presidente. Eugenio Fantini, quando fece quel magnifico campionato, non l'avrebbe fatto se qualcuno, dirigente, non fosse andato negli spogliatoi e non gli avesse detto: mister, basta Todd. Fantini fu costretto a levare Todd, a metterci Diodati, e nacque il Teramo delle meraviglie. E perché stava a fare danno Fantini? Del resto... faceva solo danno. Vi ricordate anche per Rotta l'anno della promozione in Serie B? Vi ricordate il cambio di modulo? Fantini, questo nome non è nuovo. Fantini. Però Andrea, Marco, questo, non parliamo tutti insieme. Questo volevo ricordare, però
su quel cambio di modulo ci sono parecchie primogeniture, perché il presidente Il Campitelli presidente diceva dice che è che era opera lui. sua, e Valbruni dice lui: devi cambiare modulo, gli disse a Mister Vivarini. Valbruni dice che l'aveva suggerito lui. C'è questo figlio, ha tanti padri. Insomma, Di questo cambio di di modulo. solito Diciamo quando che è c'ha tanti figlio della padri, cooperativa. quando uno ha tanti padri, insomma, sai, Io voglio si può far vedere dubitare. adesso intanto una clip a tutti voi, un giudizio lo chiederei a Elso Simone Serpentini, che è lo storico della Teramo Calcio, che quindi ha visto sicuramente tante maglie della Teramo Calcio, tanti Oddio, giocatori oddio, oddio, fermati, con la no, ma maglia addosso. Dimmi un po', che te ne pare? ma questa è una cosa che non si può vedere, non si può vedere, c'è una cosa, questo è meglio fargli giocare a petto nudo, si può vedere, ma chi è, secondo me chi ha scelto questa maglia è un criminale, mi dovete far conoscere questo criminale, questo deve essere processato a Norimberga. Chi ha scelto questa maglia? Io lo vorrei guardare negli occhi. Fatemelo vedere. Ce lo portiamo al simbolo 2 luglio, il prossimo 2 luglio. Questo che ha scelto questa maglia. Lo portiamo qua su a Porta Madonna. L'hanno 3 pallano soldi. Io daremo un goccio di 3 pallano soldi. Chi ha scelto questa Faccio maglia? rivedere un'ultima volta, dai. Ma non Purtroppo, fermate. Elso, c'è la scaramanzia nel calcio. Con queste maglie il Teramo ha fatto una vittoria e un pareggio fuori casa. Quindi credo e temo che le rivedremo un'altra volta Ma anche mica domenica a aiutateli Montemarco. mai, non aiutateli mai, aiutate chi che ci sta vedendo. E se quelli che ci stanno dentro sono quelli sono. No, non mi fa vedere mai perché. Io veramente, allora. la prima partita che vidi, arrivai qua che era un po' tardi, no? E ci mettevi 20 minuti a capire che lo devo Qual era il mandare. Teramo? Perché sui leve non si vedeva tanto buono. Alla fine mi Appunto. pare che fecero gol. Dicevo, oddio, si è fatto un gol. E invece no, ce l'avevamo finito. Sbagliavo squadra, non capivo subito che noi eravamo chiesto. Allora, Andrea, a proposito di maglie, perché siccome poi la storia è storia, ricordo bene che quando celebrammo il centenario e facemmo la maglia per il centenario, io personalmente chiamai il professore per consigliarmi, se ti ricordi, professore, sul colore della maglia. Scartammo la giallorossa, che comunque era la storia, per ovvi motivi, e optammo per la classica bianca col bordino rosso, che comunque era più rispondente, diciamo, alla storia del calcio, che era la maglia che era scritta sullo statuto del 24, se non sbaglio, che c'era scritto proprio il colore della maglia, che la prima era bianca con i bordini rossi e la seconda rossa con il bordino bianco. Cioè, questo per dire, io capisco il marketing anche in Serie A, Io per sono carità. stato chiamato 2 volte per dare un consiglio sulle maglie da voi e prima ancora da un altro, non mi ricordo se si chiamava Zoila, c'è stato un certo Zoila. Sì, stavamo Sì, insieme quell'anno e Emanuela chiamammo quella Campitelli, volta fu, sì, sì, sì. Sì, e mi sì, dissi sì. qual era, secondo me, la maglia più bella della storia del Teramo. Me la feci vedere. E noi rispettammo quella, diciamo, rispettammo chi è la storia a Teramo, l'ha scritta sul calcio teramano, rispettammo la tradizione facendo una maglia, ordinando alla Legge, mi sembra che loro erano lo sponsor tecnico, una maglia così. Poi magari ci si mettono i numeri oro perché fa, però comunque la maglia quell'anno fu giocata con la maglia, diciamo, classica, storica, che ha sempre contraddistinto il Bianco, Teramo. rosse a bande No, no, verticali, no, no, quella quella, era tutta no, bianca, quella era tutta bianca colletto con il rosso, colletto col rosso colletto e rosso. i bordini. Perché lo statuto del 24, che è fotocopiato sul primo volume della storia del calcio teramano, opera del professor Serpentini, proprio descrive anche i colori sociali e dice che, come ho detto prima, che la prima maglia è bianca con i bordini rossi e la seconda maglia è rossa con i bordini bianchi, da statuto proprio originale della prima società del Teramo Calcio. Quindi rispettiamo quella. Fatemi fare un'altra riflessione Sì. letteraria, poi vi chiedo scusa, stasera sto facendo concorrenza ammotizzata a Gabriele. Che tra Però poco avremo, tra qualche c'è una. minuto. Deve Qua, pazientare solo qualche adesso minuto. invece qua mi alzo un pochetto, poco poco. García Lorca ha scritto una bellissima poesia alle 5 della tarde, alle 5 della sera, perché fu ucciso il suo amico, forse anche il suo amante, un torero che si chiamava Ignacio Sánchez de Mejía. Dice alle 5 della sera, in punto arriva la morte, deposa le ferite nelle sue uova, nelle uova, nelle sue uova, nella ferita. Però c'è un verso che dice: lui si rifiuta di vedere il corpo martoriato e morto del suo amico e dice: non voglio vederlo. Ecco, alle 5 della sera,
Illa mai, non voglio vederla. Eccola qua. Non voglio vederla. Però bisogna capire adesso a chi hanno telefonato per fare sta maglia, perché se quella bianca col bordino rosso hanno chiamato il professore, qua bisogna sapere chi hanno chiamato per fare questa. Forse un 19. Allora, facciamo così, andiamo in maniera telegrafica al prossimo turno, giusto per vederlo, perché già siamo con qualche minuto di ritardo e Gabriele Motizzat già freme, tra poco si collegherà. Vai. E andiamo quindi al prossimo turno, eccolo qui. Già ritrovato, eccolo qua, va in onda proprio ora, ecco qui. Sabato alle 14.30 si giocherà Viterbese Ancona Matelica, poi domenica tutte in contemporanea alle 14.30 col cambio dell'ora. Elso, sembra essere ritornati parecchio indietro degli anni, tutte alle 14.30, tranne due posticipi. Ci sono al lunedì, il lunedì Reggiana Lucchese, la Reggiana ormai gioca sempre di lunedì, Reggiana Lucchese alle 17.30 e alle 21 Gubbio Siena, quindi un anticipo e due posticipi e le altre sette partite tutte alle 14.30 di domenica. Questo è il quadro. Voglio ricordare che il Teramo mira a recuperare, poi ne sapremo di più sicuramente nei prossimi giorni, Arrigoni e Rossetti, perché ambedue sono andati in panchina, anzi Rossetti è pure entrato in campo, Arrigoni è andato solo in panchina e quindi si spera di poterli recuperare, sono insomma sulla via del recupero. Invece sembrerebbero ancora out i vari Cucurullo, Birrigea, Rosso, Trasciani, Chirimate e Fiorani. Rientrerà Bungo da squalifica e ritornerà anche in panchina Guidi con il suo staff, quindi tornerà in panchina e quindi insomma l'obiettivo è di cercare di recuperare più giocatori possibili proprio per questa sfida di Montevarchi domenica alle ore 14.30. Velocemente, quindi abbiamo visto il prossimo turno, vado a farvi vedere. Io ho una piccola sorpresa per il professor Serpentini, un attimo che la ritrovo. Facciamo così, io non ti annuncio nulla, la mando direttamente, dura tre minuti, va direttamente e poi quando rientriamo in studio ne parliamo velocemente, vediamolo insieme. Quando vai alla partita scordi i guai della vita, se la squadra tua non vince non è più soltanto un gioco, è uno show. Se il destino ti ha segnato ogni tiro, ti è sciollato ogni palla, va sui legni, non c'è verso che tu segni, è quasi gol. E il calcio è nella vita, come in ogni tua partita, se sei proprio sfortunato, ogni tiro ti esce al lato, è quasi gol. Quando gira la fortuna, puoi avere anche la luna, ogni tiro si trasforma, non c'è verso che torna il grido. Hai mancato un'occasione, sei andato nel pallone, la giornata è proprio sorda e ogni tiro che va in porta è quasi gol. Non ti serve riprovare, sono lacrime un po' male, se ne versi e non ti arrendi, solo rischi che tu prendi è quasi gol. E nel calcio e nella vita, come in ogni tua partita, se sei proprio sfortunato, ogni tiro ti esce al lato è quasi gol. Quando gira la fortuna, puoi avere anche la luna, ogni tiro si trasforma, non c'è verso che tu dorma in grido.
La sigla di Quasi Gol, Elso, con la Y. Una magnifica emozione, una collaborazione di due grandi professionisti come Nino Dale e suo figlio Gianni, che ricordo. E purtroppo non ci sono più. Ricordo quando portai i versi di questa canzone a Gianni per fargliela musicare, poi io non ero iscritto alla SIAE, quindi se la registro lui sia come parole e musica. Ma fu una bella esperienza, una grande esperienza, e però mi dà modo, oltre che ricordare questi due grandi professionisti, questi due grandi teramani, oltre agli altri componenti del gruppo in Is Modernist, una proposta. Perché non fai dalla prossima puntata anche una classifica dei quasi gol? Perché mi sa che là ci possiamo prendere qualche soddisfazione. Mi sa che il termo nella classifica dei quasi gol sta ai primi posti. È vero, sì. E insomma, abbiamo rivisto queste belle immagini. Allora, queste sono le immagini della sigla che fu rimasterizzata e rimontata per l'edizione che fu fatta a Vera TV negli anni 90. Però Verde TV, non scusa, Vera TV è la mia ex televisione, quindi così come mi confondevo lì e qualche volta l'ho chiamata Verde TV, così qui al contrario l'ho chiamata Vera TV, vedi? Allora, sì, quella stagione lì fu rifatta, la ricordo, insomma, c'ero anch'io lì a Verde TV, ma io soprattutto ricordo le prime edizioni, quelle di Teleponte, andava su Teleponte, Su Teleponte. Sì, perché andò 2 anni questa trasmissione a Teleponte, poi passammo a Verde TV e ci portammo la trasmissione, perché avevo io la titolarità del marchio registrata alla Camera di Commercio, quindi me la portai lì. Questo me lo ricordo pure io, Verde TV, la vedevo pure io. E non so, il professore non faceva. E non solo per quello. Non faceva solo trasmissioni sportive, faceva anche trasmissioni di altro. Beh, era una stagione irripetibile, perché ricordo che menavamo, cioè nessuno si scandalizzava del fatto che criticavamo la squadra, che criticavamo un allenatore, che criticavamo. Ricordo quando per il calcio sui maccheroni un'altra trasmissione dove facevamo anche delle prese in giro vere e proprie dei giocatori. C'era Giorgio Tomba che quando tirava in aria e gli facemmo una canzone umoristica, vola nell'azzurro, azzurro, adattammo la canzone di Celentà. Che lui tirava nell'azzurro, non tirava nel verde. Ricordo, guarda che io ci ho conservato delle clip di Franco Baiocchi fantastiche, che prima o poi rimarranno. Poi esordimmo in un campionato con una papera del portiere, facemmo una vignetta alla Marco Pace, che me la fece Perilli, con Maier che gli passava una papera in mezzo alle gambe, no, il pallone. Insomma, e nessuno ci dava addosso. Oggi non si può toccare, oggi alle ventate nessuno tocca i fili. Noi ci stiamo provando un po' a rifare quel tipo di televisione che facevi. Vabbè, ma lo vedi con molta umiltà, ma ci stiamo provando. Beh, quasi gol c'era anch'io. Io poi ho notato anche una cosa, che mi stai imitando spesso in questa trasmissione. Quando stavi in quella televisione lì non mi hai imitato quasi mai. Quindi devo pensare che forse un paio di volte ci siamo sentiti. Non lo so, forse devono averti rimproverato per avermi No, assolutamente. Vabbè. Questo ci posso. Magari per altre persone qualcosa mi è stato detto. Comunque io rimpiango per te sicuramente quel tipo di televisione lì, quel tipo di trasmissione lì, rimpiango tanto. A proposito di Waterloo, quando stavo a Teleponte, perdemmo a Macerata 2-1. E io feci un articolo intitolato Waterloo e andavo in onda. Ancora non montavamo il servizio, mi chiamò Ercole De Berardis. Questo non può fare questa trasmissione questa, col titolo Waterloo. E tu che ne sei? C'era una talpa in redazione che aveva avvertito. Aveva detto al presidente. L'aveva detto al presidente. Io non voglio talpe, non dite niente al presidente di quello che facciamo qui. Lo dico a Umberto, Marco e Antonio e Gabriele Motizzate che è quasi pronto. E fece di tutto per non far... Si è bloccato, eccolo qua. E allora adesso andiamo, adesso rientrerà sicuramente Elso, però Gabriele sta qui, eccolo qui, prontissimo, il nostro Gabriele Motizzate. Gabriele, buonasera, ben rivisto.
Cosa hai appeso? Mannaggia, guardate cosa ha appeso Gabriele là dietro. No, io... Ma adesso lo metto a schermo largo. Guardate un po'. Mi ha fregato l'idea. Guarda un po', io non ho fatto niente. Non ho fatto niente. C'avevo un televisore appeso lì. Non posso parlare più perché ogni volta che esco un po' fuori dalle righe mi cacciano. Via, vieni escluso. Lo hanno hackerato. Guarda Gabriele che cosa ci ha appeso lì dietro. Dietro i salgicci, che? Quattro salgicci. Non lo so. Aspetta, ma c'è un altro pere. Vedi che la parola chiave giusta era pere. No, ma io ho guardato la partita lì. C'avevo il televisore, capito? No? Sono andato alla televisione, mi ci sono rimaste quattro pere. Mo' ce ne sono lasciate per massere. La partita di termine la sono guardata là. E che cazzo vuoi fare? No, volevo dire una cosa. Professore, buonasera, no? Ciao, quando hai detto che Bernardotto lo vedresti bene centrale, ma io oltre a Bernardotto vedrei anche Tozzo centrale, no? Ma al bar centrale, quando lo termino, che li mandiamo al bar centrale, tutte e due si fa la partita a 3-7 e si fanno a bottiglie di birra, perché quando io che fa solo di danno. Quindi no, sono d'accordo con te sul ruolo del centrale, ma ubicato in diversa zona. Nella squadra c'è anche qualcuno che potrebbe fare bene il morto. Il morto? Sì. Per il 3-7, capito? Sì, sì, no, indubbiamente. Il morto si gioca al 3-7. Indubbiamente. Poi sulle statistiche, no, questo è un periodo dove sento che qua ci sta chi compra, chi vende, no? C'è tutto un parla-parla, no? Allora, sulle statistiche c'è la storia di un uomo e una donna che stanno parlando insieme davanti a un monitor e l'uomo dice a lei, dice: ma lo sai che il 90% degli uomini fa difficoltà con la matematica? E la donna risponde: porca miseria, dice, pensa, quasi la metà. Questo può essere, no? È una stronzata quello che sto detto. Il 90% ovviamente non è la metà. Questi sono i conti che si fa un presidente di oggi, dove i conti non gli tornano, perché o investi e compri qualcosa di buono, o se ti prestano prendi le sole, che da puffi le percentuali, fili statistica, Andrea, siamo la quintultima squadra che fa più poco gol, quintultimo attacco, posto. Dalla Serie A alla Serie C, Dopo queste quattro pere comincia a far da pure la classifica dei gol subiti. Insomma, non lo so, lo reparto di cardiologia a termine, a che livelli siamo di ricoveri ultimamente, perché pure là insomma c'è un'escalation notevole, perché non può essere, no? Cioè, sono tutti ragazzi, gli vogliamo bene, non possiamo infierire, ma cazzo, ma chi li ha preso? Chi li ha presi questi ragazzi? Chi li ha presi questi ragazzi? Lo sapeva che teneva più o no? O quando Antonio dice ce ne sono 6, 7, 8 che il mister non ci conta, ma allora che cazzo li vieni da fare? Ma lasciala alla casa, no? Gabriele, a cavallo prestato, non si guardi in bocca. Ho capito che non si guardi in bocca, ma... a cavallo donato. No. A me va bene prestato, perché restiamo nel tema calcistico, no? Gabriele, no, senti, non si può. Gabriele, prima l'ho fatto vedere a Elso che è inorridito quando l'ha visto, adesso lo faccio vedere pure a te. A te ti piacciono queste maglie? Ma guarda un po', le uso quando uno si sente male e non riesce a vomitare, gli facevo da queste fotografie, così evita di mettere l'idità in gola, guarda questa maglietta e risolvo il problema. Non ti piace? L'abbiamo capito. No, cioè è una cosa veramente pessima. Ti dà l'idea di essere una maglietta nera che è stata lavata in simbolo con un paio di mutande in rosa? Sì, no, che non ci ha messo la chiappa colore, quindi sa stendere tutte cose, sa stendere, capito? Sì, sì, no, sì. Ma c'è anche il viola, tra altre cose, in quel marasma di colori, no? Ci si intravede anche il viola, che il viola è e c'è in televisione quando uno si mette il viola sa toccare con uno perché non si può vedere, porta sfortuna, no? Il termo lo fanno vedere in televisione. Tu, se giochiamo in diretta, questa è una partita storica da 7-0, capito? Comunque ci ha fatto
ha fatto 4 punti con Semaglia, è quello, giusto? Abbiamo fatto 4 punti in due secondo partite. Secondo me perché sempre, disturbano gli avversari, disturba. Sempre in Toscana, adesso ne andiamo in Toscana, volete scommetterci che domenica secondo me, questa maglia? Secondo me disturbano gli avversari, disturbano quelle maglie, anche loro. No, sono veramente pessime, inguardabili, veramente pessime. Allora, io questa sera non ho molte cose da dire perché onestamente sparare alla Croce Rossa vuol dire che mi porterebbe in galera, no? Vi voglio raccontare una storia. Innanzitutto, Andrea, come hai visto, sei stato contento e prima l'ha anticipato il professore, hai rimesso la rubrica dei gol dell'ex, no? Pozzo, no, c'è stato un messaggio. No, un messaggio. Ilari ce l'ha fatta la pera, capite? Sti pusta così, no? E vabbè. No, volevo raccontare una storia, poi mi concedo perché avete parlato tanto e quindi io non voglio adesso rompere più di tanto. La storia è la seguente, no? Che c'è la storia di un... Attenzione, perché questa è molto pertinente, è molto... Ci sono sottile. Parolacce? Devo essere... No, ma secondo te, ma ci stanno le parolacce, Andrea? Gabriele, ma è solo pertinente o è anche per noi? No, no, noi la... pertinente sicuramente, pure per voi comunque, ma è riferita soprattutto, è riferita negli uffici, no? Negli uffici che contano, e comunque è una bella storia, anche questa molto sottile, la storia di un uccellino che nel mese di novembre, quando arrivano i primi freddi, sta in cima a un passo, in cima a un rametto, e comincia a arrivare il freddo quella serie. Quindi alla prima nevicata, alla prima gelata, continua a nevicare e stucele sempre più intirizzito, sempre infreddolito sopra a questo rametto, fino a quando non ce la fa più e pam, casca in mezzo alla neve. Passa una vacca e gli fa una cacata su un cime di circa 5-6 kg. Ovviamente la cacata è calla calla, l'uccellatte, oh, comincia a arpire, capite? La circolazione della miega di sangue che te, no? E comincia a cinguettare, cip 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 cip. Una volpe sente il cinguettare, si avvicina e tac, su lumagni. Questo per dire che non sempre chi ti mette nella merda lo fa per farti del male. Ma non sempre chi ti toglie dalla merda lo fa per farti del bene. E come diceva Luigi Necco da Avellino, e da Porto Verde è tutto, la settimana prossima. Dove vai? Stai là buono, Fammi andare a vedere solo dei messaggi. Allora, vediamo un po'. Ce n'è uno per Gabriele, quindi lo devi... Sì, adesso glielo mando subito. Benvenuto Gabriele, Domenica Agostino. Allora. Ciao Domenica, ecco. Poi, mi fa molto piacere, lei è interista anche lei. Paolo Gabriele Balloni vuole la vignetta di Marco Pace. Marco, ti riprende questi. È un anno che la cerca, Marco. Appunto. Sei in grosso difetto. Sarebbe un onore avere una vignetta del grande Marco Pace. Paolo da Corropoli. Quindi... Grazie. Beh, se facciamo grazie la cena, dopo fa. Dobbiamo sempre andarla a trovare a Corropoli, avete ragione. Ci se fa la cena, facciamo anche provare. La vignetta. Allora, io mi porto. Se lui ha una buona barattare. Connessione, io mi porto il computer e facciamo la diretta direttamente da lì. Lo sapete cosa... Andrea, possiamo sempre barattare la vignetta del buon Marco Pace con la bottiglia di Montepulciano, perché noi giustamente... No, cioè, Fantini. Due salsicce di Torano pure. Fantini è come la rete di Città Ligure, non si può più nominare il nostro gruppo. Lo sta prendendo la bottiglia. È proprio Gabriele Motizzata. Gabriele Motizzata, eccolo qua. Ecco, oggi dà una schiaffa morale. Schiaffa morale, Fantini. Eccolo, vai. Marina Svetic. Marina Svetic, la riconosciamo anche da distanza. Comunque, Andrea, io penso una cosa: che dopo questa trasmissione, il professore o non ci guarderà più. Oppure ci chiederà di venire la prossima volta ospite fisso, ospite perché fisso. Si è divertito, cioè, o ci ha cancellato del tutto o ci chiederà di venire sempre perché si è divertito, non lo so. Andrea lo sa come sono legato io ai ricordi del cazzo di Maccheroni, di queste cose eravamo pieni, le fosse sono piene, ci siamo divertiti tanto e trovo la trasmissione quasi in linea, quindi mi piace. Posso far vedere le mie pere? Aspetta Marco, aspetta. Vai. Marco, un suggerimento ti do. Messaggio. Un po' di formaggio. Cacio sulle pere. Cacio sulle pere. Al contadino non far sapere.
E quindi almeno ci consoliamo. Allora, Silvano Marini, un abbraccio al fratello Motizzat. Poi Andrea Caporale, Andrea, perché ieri me l'hanno chiesto in molti anche sui social, se era un risultato storico purtroppo in negativo questo 0-4. Lo abbiamo detto in apertura, ti invitiamo a rivederla quindi la trasmissione, perché tanto è caricata, appena finiamo con la diretta puoi ritornare alla parte iniziale. Abbiamo fatto vedere la grafica con tutti i purtroppo i peggiori risultati casalinghi in casa della storia del Teramo. Questo è il terzo risultato peggiore della storia del Teramo Calcio. Il peggiore è stato realizzato a ottobre del 1946, quando il Teramo perse 0-6 con la San Benedettese, quindi è 75 anni che il Teramo non subì a più di tre gol una sconfitta. E diciamo ad Andrea che ricordo bene che un'altra volta la trasmissione deve vedere dall'inizio. Ok, mi posso permettere anche io di dirglielo che lo conosco bene, Andrea, quindi... Esatto, Andrea, seguici dall'inizio la prossima volta, ok? Allora, siamo alle battute finali. Prima però permettetemi di riassumere un po' la situazione, perché qui vedete le scalette, qui i foglietti volanti e tutto, perché poi quando si chiama Antonio, alza il foglietto, si va proprio su infatti Andrea Caporeschi, avete ragione, un abbraccio anche a te Andrea, un salutone. Allora siamo proprio alle battute finali. Io prima però l'ho detto in apertura, lo volevo fare in apertura, però siccome non me ne volevo dimenticare, insomma, siccome quindi riferisco soprattutto a Umberto Sorgentone. Umberti, ti ricordi quelle voci? Ma tanto a voi non vi vede nessuno, ma che è la vero, fate a fare, non vi vede nessuno, eccetera. Io però mi sono voluto togliere una curiosità, siccome il bello di andare su internet è che poi è tutto monitorato, perché puoi andare a vedere su Facebook quante visualizzazioni ci sono, quanti minuti ti hanno seguito, stessa cosa su YouTube, e io qualcosa ho trovato, insomma, poi mi dite voi se sono pochi o tanti, insomma. Adesso il tempo di ritrovarlo, proprio qualche secondo, eccolo qui. Ed è un piccolo grafico che mandiamo adesso subito in onda e riguarda, intanto lo blocco qui, questa è la situazione YouTube negli ultimi 90 giorni, il nostro canale YouTube. Attenzione che noi abbiamo iniziato a metà di agosto, quindi non sono 90 giorni, ma sono 70 quelli effettivi da quando andiamo in onda con queste trasmissioni sul web. Ebbene, in 70 giorni abbiamo fatto 12.407 visualizzazioni su YouTube, solo su YouTube. Attenzione che il dato visualizzazione non è importante, perché le visualizzazioni potrebbero essere anche soltanto di un secondo. Il dato importante è quello accanto, che dice tempo di visualizzazione in ore. Ci hanno seguito per 1082,7 ore negli ultimi 70 giorni su YouTube. Quindi insomma, forse insomma qualcheduno ci guarda, un bene, no? Mi sembra che 1082 ore, insomma, non sono poche. Io non credo a questi dati, a noi non ci guarda nessuno, lo dico. Eccolo là, dai, allora io ti faccio ragione. Vedere anche Facebook. E ti svelo eccolo il segreto, Facebook. Qual è? Ti svelo il segreto, Gabriele De Caras, che ci ha scritto prima, in realtà passa tutto il pomeriggio a cliccare, a vedere, c'ha 6 computer... E li fa andare tutti e tarocca i dati. Quindi siamo allora, innanzitutto le visite, per esempio, sono uniche. Quindi, insomma, non è che se uno ci entra 20 volte su un video, questi sono come gli exit poll. Quindi, allora fatemi dire anche di Facebook. Vedete Facebook? Su Facebook noi andiamo in diretta soltanto con le trasmissioni. Quindi, come vedete, queste punte, queste sono le dirette che abbiamo fatto. In 9-10 volte siamo andati su Facebook, perché un paio di volte abbiamo avuto qualche problema. Ebbene, su Facebook durante quindi 9-10 dirette abbiamo fatto 17.465 minuti di visualizzazione. Facebook considera in minuti, che sono circa 292 ore più o meno, insomma, di visualizzazione. Quindi 292 ore qua, 1070 ore più o meno là, più metteteci anche 1082 ore qua, più metteteci anche Twitch. Io dico che insomma forse qualcheduno ci guarda, no? Gabriele, hai fatto un lavoro, guarda, un lavoro eccezionale fatto. Sempre davanti al computer, sei stato tu. No, ne ho quattro, ma sono collegato pure il televisore, ho collegato, capito? Guarda che 1082 ore corrispondono a circa 50 giorni, quindi tu negli ultimi 70 giorni 50
e le passate a guardarci. No, sono no, io metto, guardi, accendo i computer, li collego, li lascio andare. E lasci accesi. E lascio accesi. La bolletta, mo che arriva la bolletta, sono cazzi. Però, ho detto al plurale, Andrea, quindi non si capisce. Non ci vedere purtroppo, che Gabriele, vuoi fare? Per fortuna, non c'è più a casa i cani che li costringevi a vedere a noi, perché sennò poveri cani ci vorrebbe la lega degli animali. Poveri cani, l'anno scorso con tre cani qua seduti tutti e tre a guardare a noi è stato veramente bello, ma poveri cani. Comunque volevo fare la terza etichetta che c'è ancora qui perché non mi faccio mancare niente. Si vede? Allora, Gabriele, sì? Che dici? Vogliamo andare alla vignetta di Marco Pace? Perché poi c'ho una clip che voglio vedere insieme a voi, perché invece vi farò rivedere tanti bei personaggi. Io vi aspetto, che dopo c'ho anche Eugenio Fantini qua, no? Cucina, facciamo pubblicità. Vai, Marco. Sì, però Gabriele, mi devi fare la critica, se no non serve. Se no la faccio vedere. Assolutamente. Da te, intanto già ti faccio vedere le pere, le mie pere. Porca, non so. uguale, le parabate che sai. Cioè, praticamente è un guidi che povero uomo. Un guidi che c'ha praticamente guidi. Sì, che è vestito da scolaretto, cioè il cestino della merendina. Il cestino delle merendine, vedete? Però poi c'è anche una lavagna che piace tanto ad Andrea. La lavagna è qui. Problema matematico: 8 infortunati diviso 2 squalificati uguale 4 gol. Questo è il risultato matematico. Però non fa una fine: 8 diviso 2 fa 4. Quindi ci siamo: 8 diviso 2 fa 4. Però c'è anche la voce fuori campo, naturalmente non può mancare. Allora andiamo a vedere la voce fuori campo. Ed è un suggerimento spettacolare di Antonio, che ha ripreso una battuta di Totò. I torni non contano, i conti non tornano, i torni non contano, come diceva Totò. Sì, è una frase di Totò celebre che diceva, adesso grazie al suggerimento del buon Antonio. Marco, però hai sbagliato la maglia. La maglia la dovevi fare viola, forse, come la dovevi fare? O nero, viola, rosa, oppure con strisce bianco e rosso, ma verticale, non orizzontale. Bello, scolaretto, eccola qua. Con questa vignetta si scopre perché abbiamo preso 4 pere. Perché quindi è il conduttore, no? È il conduttore di un gruppo di ragazzi. A questo punto, quindi, è l'autista del pulmanino della scuola, boss, perché tanto a Terme, quello che io cappallone con lo tempo, più o meno tra 11 e 12 anni. Quindi, gli si è rubato le cestine, gli si è messo a piangere, e quindi ha aiutato me, l'avevamo vinto 4 gol. Eccolo qua. Questa è la morale, capito? L'autista del pustoletto della scuola. Voi non avete capito invece che è successo, che siccome lui non stava in panchina, ha dato l'incarico al suo vice di andare al mercato e gli ha detto di comprare delle mele. Quella sbagliata gli ha portato 4 pere. Vedi? Allora, altro messaggio in conclusione: Domenica Agostino, saluti tutti voi, sempre piacevole seguirvi, al prossimo appuntamento, buonanotte, grazie per la compagnia, grazie a te Domenica che ci segui, continua a seguirci naturalmente anche nel corso delle prossime puntate. Una cosa. Noi mi sa che un portiere che si chiamava Agostini l'abbiamo già avuto. Agostini. Non solo, ma fu poi anche un allenatore, Ludovico Agostini. Me lo guardi per favore sul libro? Andiamo subito a vedere, vado subito, Agostini. Eccolo qui, vado sul primo perché tanto gli allenatori sul primo. Sì, intanto che tu sfogli ti voglio dire una cosa. Ecco, vai, ti parla. Intanto ti dico una cosa perché gli ha riportato, mi collego al professore, gli ha riportato 4 pere perché temeva che l'allenatore in seconda, mette che vinceva la partita, poteva esonerare, capite? Quindi allora hai fatto le scarpe da sole, capite? Pere in casa. Io non dubito della memoria di Enzo Simone Serpentini. Allora, campionato 1951-52, prima divisione, Ludovico Agostini allenatore. Primo posto, ha vinto la finale con il Pratola. Poi l'anno dopo, 52-53, promozione abruzzese, sempre Ludovico Agostini allenatore, secondo posto. Sì, ma tu e vedi 53... se faceva il portiere, vedi nella lista dei giocatori, in fondo, all'indice.
Ah, all'indice giusto, dei giocatori. Hai ragione. Allora, vediamo se faceva. Perché secondo me era portiere. Mi sembra di ricordare che era un portiere. Vediamo. Quindi abbiamo subito già avuto un Agostini e mo ci abbiamo un Agostino. Non c'è, non c'è. Si passa da Abrugia ad Alcini. No. Va bene, allora. Però forse no, era un portiere, non ha giocato come giocatore, ma come allenatore. Va bene, bravo, okay. Marco. Allora, velocemente, siamo alla parte finale. Vi chiedo soltanto di restare con me altri 5 minuti, perché io adesso lancio questa clip che voglio farvi rivedere, perché rivedremo dei campioni del passato che si sono ritrovati in un ristorante di Mociano nella giornata di sabato a pranzo. Esattamente i giocatori della stagione 93-94, la squadra che vinse il campionato di Serie D, con Pino Tortora che col microfono in mano praticamente parla un po' con tutti, quindi ascoltatelo, poi ci facciamo qualche battuta insieme e andiamo ai saluti. Solo qualche secondo e ritrovo la clip. Allora un attimo, eccola qui, a Marcord, invio. Queste glorie vanno in tanto, c'è appena arrivato Arcangeli, Madonna mia, terzino. Ma c'era Dese Pisa in casa, e oggi farebbe comodo in un calcio, il cacciatore di palle, non aggiungo altro perché se ne di parte Albino Valeri che mangia sempre, ecco lì, infatti. C'è uno, si parla tanto di Mungo a Teramo, ma io credo Roberto Ruffini farebbe ancora faville, con tutto il rispetto, non me ne voglia, non me ne voglia Mungo, ma che bello, che bello imprenditore, insomma, dai, un personaggio conosciutissimo a Teramo, un ragazzo affettuoso e una persona eccezionale, il mister ammazza l'osso, no? Con chi ci va? Il mister, prima il mister con chi ci va? No, il mister, vabbè, dai, vincente a Teramo, credo che abbia lasciato un ricordo indelebile, e non solo quello, vincente in assoluto. Tu, mister, sta a parlare, centrocampista centrale, adesso D'Angelo, Dinuccio D'Angelo, grande giocatore, grande giocatore, capitano del Teramo, grandi soddisfazioni. Ecco lì lo Ciarrocchi, dai, adesso si è dato un po' all'ippica. Non si capisce, cioè, fra tutte le fattorie che c'è non si capisce, anche nel Texas. Ecco, vabbè, questo è il famoso, uno dell'anima del Teramo, massaggiato, però non mi aspettavo raccontasse le cose private. La prossima volta si faccia i cazzi. Comunque questa è una delle, una, diciamo, una delle componenti della squadra che quell'anno lì vinse il campionato. Purtroppo mancano Fabrizio Grilli, Sottini per motivi personali, Catto, speriamo al più presto, insomma, che siano con noi Catto, Marcello Di Giuseppe, Agnellone, Agnellone Nunziato, poi mi riprendo da solo, aspetta, non riprendo perché sennò mi riprendo i capelli, invece mi riprendo da qui. C'è Pino Tortora che sarà sicuramente il futuro allenatore del Teramo, con il secondo, grazie, Pino. No, se la vogliamo dire tutta, io direi
di, a questo punto, visto insomma, dai, con tutto il rispetto per quello, certo, che sta succedendo negli anni, certo, con tutto quello che c'è, speriamo insomma che sia di buon auspicio per oggi, per la partita con Cesena, mi piacerebbe rientrare come allenatore ed avere al mio fianco come direttore tecnico il mister Ammazzolosso, di cui c'è una grande stima. Aspetta, Pino, direttore sportivo Pino D'Angelo. E magari aspetta, Marcangeli, il settore giovanile. Qualcuno ha bevuto un po' di più, dai. Direttore. Vabbè, potrebbe fare il direttore sportivo D'Angelo e poi Marcangeli e Roberto Ruffini. Roberto Ruffini, li troviamo in ruolo. Albino invece rimane sui ragazzi come responsabile del settore giovanile. Se rientro io almeno fa un cazzo. Va bene, comunque ecco, chiudo con questa bellissima inquadratura, fa Gabriele e Ciarroc. Lì mi è preoccupato perché c'è un cavallo che sta partorire. Vabbè, saluti a tutti, grazie, a presto, la prossima volta sarà completo. Forza Teramo sempre, forza Teramo mister, forza Teramo sempre. Ciao, ciao, ciao. Ventisette anni sono passati da quel Teramo Stiamale 4-1 con la vittoria del campionato del Teramo. Gabriele, intanto abbiamo risolto il prossimo assetto societario della Teramo Calcio. Come vedi, già c'è l'allenatore, c'è il direttore sportivo, il magazziniere, il dirigente accompagnatore, il responsabile del settore giovanile. Ognuno c'è un ruolo, visto? Sì, c'è tutto. Bevono la Coca-Cola. Dentro lo spogliatoio sono visto pure Lino Banfi alla fine che saltava. Ti ricordo che noi fondammo un club Ciarrocchi ai tempi, non so se te lo ricordi, sì. Con Enzo Montani e compagnia. Gabriele, Pino Tortora l'ha riconosciuto con la nuova chioma fluente? No, quando eravamo lo Sor Paolo era molto più riconoscibile dopo la partita. A Sor Paolo si faceva la birra, capito? Beve vino, ma non l'avrei riconosciuto, onestamente. Oh, Elso, come hai visto sotto dal logo? Queste erano immagini dell'allora Verde TV, immagini che registravo da casa, erano i primi anni che facevo televisione, quindi con i miei primi soldini comprai un videoregistratore e cominciavo a registrare tutto quello che era sport, tanto che adesso c'è un archivio, insomma, sicuramente me lo ritrovo, che mi può essere utile per poterlo mandare. Il più fornito della città, però di tutto quello che abbiamo visto a me mi sono impresse due cose. Dimmi. Che ci stava scritto 4-0, no 0-4. È vero. Ed era una festa promozione, è vero. Oddio, qualcuno potrebbe dire sì, ma non era Cesena, era Ostia Mare. Ma poi, sempre la città di mare, no? È vero. Bene, siamo in conclusione. Abbiamo sforato. Oh no, forse Cesena il mare non ci sta. No, è leggermente nell'interno Cesena. È questo che ci ha fregato. Tu la sai la battuta di questo ci ha fregato, no? No. Una volta Pallini, quello che vendeva i libri sotto i portici, andò a cena a Beccaceci con un amico, sperando di pagare poco. E fecero la cena, mangiarono un bel po', e alla fine si arrivò il pesce flambè. Quando vedo che aveva cotto il pesce flambè l'annizio, Pio la giacca e cercò di smuovere di fiamme, no? Che ne sapeva quello che era il flambè? E alla fine, quando pagò il conto, gli sembrò troppo, allora Pallina, quello che aveva metato, gli disse, opè, quello ci ha fregato, la fiamma ci ha fregato. E allora questa frase, ci ha fregato, va sempre in cerca, bisogna sempre cercare chi ci ha fregato. Asimi perse 0-4, che è che ci ha fregato? Asimi dato lo stadio a quello che la buccia è stata data la squadra, e chissà che ci ha fregato? Questa domanda, chissà che ci ha fregato, bisogna sempre farsela, perché però c'è sempre qualcuno che te frega.
È ora del barabaro, eh? Ma non sembra mai, eh? Mannaggia. Vide le pere da poco, ma si piglia. Gabriele, tra l'altro, quelle pere che c'è dietro ti fanno adesso non tanto. Ecco, prima sembrava tipo un ciuffo da moicano perché ti spuntava sopra una pera, sopra la te sembrava un ciuffo. Però, bravo, un tupè. Senta a me, lì versi quattro pere e mezzo quattro saggeggi. Sì, no, perché guarda, mi ero già organizzato anche per quattro salti in padella, capito? Quindi restando in tema, non ci facciamo mancare niente. Io salti in padella le facesse fare cacco io quando ero terra. No, cucina, guarda, no. Che fai adesso? Via le pere. Con una battuta, Andrea. Sì, prego, sono prego. Sono sicuro al 100% che ci salviamo, rimaniamo in Serie C. È vero che è solo un augurio, però ci voglio credere. Questa squadra alla fine rimarrà in Serie C. E ce l'auguriamo tutti, naturalmente. Io, Elso, ti ringrazio particolarmente. È sempre un piacere, insomma, averti in trasmissione. Ci ritroveremo sicuramente nell'arco dell'annata, se ti fa piacere anche a te. E mi hai fatto divertire un po', quindi. Bene. Allora ci ritroveremo sicuramente nel corso dell'annata per chiacchierare un po' di calcio e non solo, perché come vedi qui poi si parla di tutto. È un po' come un bar dello sport questo, cioè si parte dal calcio per... Stasera abbiamo parlato solo di pere, per la verità. È vero. Grazie, Enzo. Alla prossima occasione. Grazie, Enzo. Dio non peggio. Dio non peggio. Dicevi, sì. Umberto prima dicevi... Prima o poi ci facciamo la trasmissione in presenza, veramente tipo bar dello sport. Prendiamo due bottiglie di vino, mentre sorseggiamo, ci facciamo una chiacchierata amabile e la mettiamo online se qualcuno vuol favorire con noi. E il vino non manca. Caffè viola. Sì. Grazie. Per chissà chi era. Grazie a Umberto Sargentone, grazie a Marco Pace, grazie a Gabriele Motizzate, grazie a Antonio Paluzzi, grazie naturalmente a Simone Serpentini, e ci ritroveremo lunedì prossimo sempre alle ore 20:30 sul canale YouTube Biancorossi, sul canale Twitch Biancorossi Web e sulla pagina Facebook Biancorossi. Restate con noi, grazie naturalmente per averci seguito questa sera. A lunedì prossimo, arrivederci. Ciao. Ciao.